E quello che state ascoltando, sempre con una musica molto inquietante, è Fambo. Fambo! Abbiamo deciso di prendere le stesse postazioni. Con una luce simile. Una luce simile. Simile, esatto. Ma un pochino più attenuata. Perché siamo vestiti uguali, perché puzziamo perché, tantissimo. Perché stiamo giocando prima questa volta, quindi la luce è diversa. Siamo esatto. Nel Vermissian, quindi non è lineare lo scorrere del tempo. Quello che state ascoltando è Fumble Cross Side Quest. Yes! Fumble yes. Quest. Fumble. Sideble! Fumble Now. Sideble. Mi mancava dirlo, scusate. Fumble Now. Fumble Now. In realtà non è Now. Non è Now, è Fumble Ma siamo nel Vermissian, quindi è quando vuoi. Fumble Then. Fumble lo trovate su fumblegdr.it insieme a SideQuest. Oui. E a Epoca è come quel gioco. E a Sideble. No, Sideble non lo trovano. Come quel Fumble. Li trovate tutti anche su QWERTY.it. In entrambi i siti potete diventare soci di QWERTY, potete fare una donazione. Potete condividere tutti i video e i podcast e potete scoprire che continuiamo a giocare a Spire, The City Must Fall, il gioco di Grant Howitt che ha finito nella sua grafomania l'anno scorso. Cioè, non è l'epoca di com'è quel Sideble? Sì, era quello, esattamente quello. Quello che ascolta Manto, appunto. Da... È l'epoca di com'è quel Sideble. Si spiegano sempre più cose. Immagino sì. Che abbiate già ascoltato la puntata precedente di Spire, altrimenti arrivate un po' a metà e non è il caso, ma dato che queste sono le puntate estive, l'importante chi lo non sa è arrivare a metallo. Arriveranno a metallo invece. Sì, probabilmente sì. Anche perché avevamo finito con una rissa. In medias res. Un piccolo recap di quello che è successo nella puntata precedente, un po' per voi, un po' per chi ci ascolta a distanza di una settimana, una puntata dall'altra, perché Fumble potete fare binge listening solo dopo che è già uscita la puntata. Esatto. Quindi, come tutte le cose del mondo. The Spire è una città un po' particolare in cui i drow vivono quasi come schiavi degli elfi alti e l'ultima notizia dei mesi precedenti a quando è iniziata la campagna è che ai drow non è nemmeno concesso avere figli adesso. Peccato che il nostro saggio vermissiano, Almir, abbia trovato nella sua sacca dimensionale, che è un po' la sua camera da letto, una levatrice drow con un bambino che non ha ancora capito esattamente da dove salti fuori, perché è nato da un uovo come un drow, ma ha l'aspetto di un elfo alto, ma non negli occhi. Dato che non sapeva cosa farne... L'essenziale è invisibile agli occhi. Di meno. Dato che non sapeva cosa farne, è andato dal suo amico Ser Gael, che è un cavaliere del pub del Gallo in Sella. Esatto. Che non sapeva nemmeno lui cosa farne, quindi l'hanno portato. Almeno l'hanno nutrito. Da Mastro Deli, l'abbiamo ucciso. Al deliziante, il Mastro Deli, che è un azzurrita, quindi un mercante sacerdote che ha spesso a che fare con gli elfi alti. Che pure lui non sapeva esattamente cosa farsene, quindi è andato dal suo amico Becchino. Ma sapeva cosa fare del cadavere. È andato dal suo amico Becchino dicendo: vieni a questo indirizzo a quest'ora, ci liberiamo del cadavere. Problema, lungo la strada dove si apre la porta per entrare in questa sacca dimensionale, ci sono un paio di guardie degli elfi alti. E quindi Ser Gael ha deciso di fare quello che gli riesce meglio, cioè attaccare Rissa con qualcuno nella speranza che l'attenzione venga distolta da questa porta. Ottima idea, bravo Ser Gael, mi sembra che siamo arrivati... Mandando la sua scudiera a rischiare la vita. Ah, lei ha rischiato poco, al massimo un ceffone. Sì, però un ceffone da Bowen. ha minacciato il drow più grosso che esista nella spira. È un troll. Che è finita la puntata con questo gnoll che lo sta caricando. Esatto. Cosa importante da sapere, c'era anche un drappello di due guardie Elfir Sir Gael è esattamente in mezzo fra gli Elfir e Bowen che sta caricando nella speranza di fare qualcosa di intelligente. Sì. Tu credici. Credo fortissimo. L'importante è quello. Combattimento in Spire, che l'altra volta non è saltato assolutamente fuori, e questa volta invece iniziamo con un bel combattimento. Yay! Non c'è l'iniziativa, è un po' come Dungeon World, quindi finché succedono cose si va avanti, se nessuno sta facendo, dico io che cosa succede. Ok. Tirano il master non tira niente, quindi cazzi vostri se fallite. E tu hai questo bestione gigantesco che sta correndo verso di te con lo spadone in mano, perché anche lui è un cavaliere. Certo.
Ed è un bestione che occupa buona parte vicolo. Del vicolo. Cosa vuoi fare? Allora, la mia idea è sguainare la lancia pronto per accoglierlo, ma all'ultimo momento spostarmi, sgambettarlo contro le guardie elfiche. Ok, quindi fai un bel tiro di fight. Sì, Low Society si applica. Low Society si applica. Io, la mia lancia ha come primo attacco, come primo attacco, ho la massima sul primo attacco. Ok, però dato che lui è grande e grosso, immaginavo. La difficoltà diventa 1. Ok, immaginavo. Ecco, io, questo ventilatore è il mio nemico prescelto. Ma è il mio migliore amico, quindi vedi un po' tu. Beh, non hai bisogno del ventilatore. Al pelo. Ho fatto 6, ci sono riuscito quasi. Ci sei riuscito, ma prendi dello stress. Dello stress, ok. Allora, racconta che cosa succede. Io immagino che Bowen carichi a testa bassa senza arte né parte. Ma con lo spadone? Sì. Quindi per uccidere? Sì, sì. Sì, sì, che i duelli tra cavalieri sono... tra cavalieri sono... I duelli tra cavalieri... finché uno non dice no, guarda. Okay. È una rissa, alla prima birra o all'ultimo sangue? Esatto. delle due che succede prima. La mia idea è proprio mentre lui corre verso di me, fargli fare anche qualche passo indietro per fargli accumulare più forza, più come si chiama? Impeto, inerzia sì. possibile, e al momento giusto levarsi, mettergli la lancia in mezzo tra lui e il vicolo, farlo inciampare, rotolare a stile palla da bowling. Contro i. E magari dargli anche un calcio da dietro per dargli ancora più forza mentre rotola verso i elfi. Ok, tu lo fai cadere, rotolare verso di loro. E una delle due guardie riesce a buttarsi di lato perché lo stava guardando mentre ha iniziato a correre. Quindi istintivamente si è lanciata. Mentre l'altra guardia viene investita completamente da Bowen. E iniziano a rotolare una palla di metallo, carne, spadone che rotola verso una vetrina che ovviamente si sfonda. E tu inizia a prenderti un altro dado da 3 di stress in reputation. Ah, in reputation. Ho una domanda. Sì. Sono considerato di fronte a una folla in questo momento? Beh sì, c'è tutta la gente nel vicolo. Splendido. Ok, avevamo deciso nella sessione precedente che... Ok. È uno, quindi devo tirare anche... Primo rischio. No, perché questo non conta nel... No, però questo l'ho già segnato prima. Ma non conta. Quindi non puoi fare meno di uno. No, però ho un altro stress in mind. Ah, c'hai ragione. È complessivo. Sì, ne è un altro. Ah, si sommano tutti. Sì, per questo è letale il sistema. Io non ho ancora perso quasi niente. No. Okay. 8, vabbè. Non avevo visto che ce l'avevi anche in mind. Mi ricordavo solo quella reputazione. Quindi mi avevano sgamato. No, più che altro, sai quando nella puntata precedente una guardia ti ha detto mi ricorderò e verrò a farti domande? È lui! Era lui, quello che si è buttato di lato e che adesso si sta rialzando, sporco perché si è dovuto buttare per terra in un vicolo, con l'altra guardia che sta cercando di sollevare Bowen, okay. Che però è ancora incazzato nero con te e non ha nemmeno calcolato le guardie per il momento. Ok. La guardia che è sotto Bowen cerca di sollevarlo e riesce a rigirarsi il minimo necessario per tornare in piedi. Ma la guardia Elfir ti guarda e ti fa: com'è che nell'ultima giornata è già la seconda volta che ti incontro ed è già la seconda volta che cadi addosso qualcosa o fai cadere addosso qualcosa a qualcuno? Fanculo. Io... Allora, loro stanno facendo domande, mi dicevi, abbastanza violentemente contro la gente del popolo. Bowen è finito addosso a uno, quindi uno dei due è un po' stordito. Sì, assolutamente. Cavalieri, difendete il porto nord dagli invasori! A morte gli elfi! Così. Una rivolta così. Vai, fai un'ottima prova di Compel e di Lost Society. E la difficoltà rimane zero perché c'erano tutti con gli elfi. Chiunque abbia visto Sons of Anarchy sa che il gruppo di motociclisti, quando la polizia li ferma, non fa niente. Ma se c'è un poliziotto vicino al club e rompe i coglioni. 8. Quando urli queste cose, vedi che dai pub lì intorno iniziano a uscire sia mastini neri da una parte che altri del gallo in sella. E iniziano a riempire il vicolo e le due guardie Elfir cercano di impettirsi abbastanza
sfoderando le loro armi molto più delicate, e probabilmente persino magiche. Ah, forse. Pure. Chi lo sa, sono elfi alti. Io comunque rimango a fissare la guardia che mi ha puntato negli occhi. E queste due guardie guardano la folla che si sta creando intorno e iniziano a dire: circolate gente, qua non c'è nulla da vedere. Questo è compito nostro e voi non avete ancora fatto nulla. È il momento giusto per girare i tacchi ed andarvene. È il momento giusto per vedere chi è il più forte al Porto Nord. E in quel momento Bowen ha appena finito di alzarsi e vedi che sta, senza calcolare assolutamente nulla di tutto quello che sta succedendo intorno, sollevando lo spadone, cercando di tagliarti in due, dicendo: ah, sta parlando su di me, arca boia, spero. Certo. Ma il tiro di compello mi conta tutti niente. Gli altri, infatti, le due guardie sono impegnate. Lui gli ha rubato le cose. Ah, no, io volevo. Vabbè, ok, va bene. Gli hai rubato le cose. Pace, va bene. Tu ridare, pezzetta. Ma domanda, funziona che per tuoi attacchi io tiro a resistere e per... Sì, sì. Funziona così? Sì. C'è scritto che ogni tanto si tira semplicemente per non prenderle. Per non prenderle. Ma scusa, ma se faccio un successo con stress cosa vuol dire? Che infliggi stress a lui. Esatto. O se... No, adesso... tipo, se faccio 6-7 che è successo nel subire stress, ma take stress. Cosa vuol dire? Prenderai un altro tipo di stress che non è magari debilitante o in cui... Oppure ne tiri di meno. Oppure ne prendi di meno. Invece che prendere il dado da 3 ne prendi solo uno. Ok, ok. Perfetto. Allora, vabbè, tiro lo spadone, non so quanto fa, però. Dado da 8. Bello. 10! Allora, 8 di stress fa? Sì, di stress su Blood. Ok. 10. E dipende cosa tiri. Puoi ritirare il 10. Posso ritirare il 10? Sì. Okay. Perché è un combattimento. Ok, niente. Perché se fai un altro 10 infliggi un altro stress all'avversario. Ah, okay. Se rifai altro 10 infliggi un altro stress all'avversario. Come lo eviti? Cosa fai? Col 10. No, esatto. Quando mi tira contro, gli lancio la mostrina del mastino nero in faccia, in modo che per un attimo perdo l'orientamento, gli giro intorno, riprendo la mostrina dalla sua faccia e mi rimetto in posizione. Ok, allora fagli un dado da 3 di stress. Sulle putiche. 1. No, i... Così, tira per il fallout. Fallout. No. No. Ostia. Gli NPC hanno la resistenza. Ah, cioè, sì, okay. In generale. Sì, se no era troppo. E niente, gli continuo ad attaccarlo. Davanti. Tu hai di nuovo ripreso, pezzetta! Per l'onore del gallo in sella! E non sta nemmeno cercando di usare la spada, sta proprio venendo con la manona gigante per cercare di prenderti e tenerti fermo. No, io invece gli voglio... Allora, io sto combattendo, non voglio ammazzarlo, ma voglio sconfiggerlo. Ho fatto 6. Gli faccio danni? Gli fai danni e però ti dovrai prendere dello stesso. Lo so. Io, i miei danni ignorano l'armatura? E di fronte a una folla ho vantaggio ai danni. Perfetto. 6. 6. Ritira il fallout. il mio? Il cavaliere, bellissimo. Suo. 5. Se ignora l'armatura dovrebbe essere giù. Infatti, quello che succede è che tu lo colpisci con il piatto della lancia. E lui rimane per un attimo stordito e va a cadere su una delle due guardie. In quel momento tutta la gente che c'era intorno, vedendo che ne rimane solo uno, partono come dei cani che hanno visto una carogna morta per strada e saltano proprio al collo della guardia Elfir. Senti la guardia che per un attimo cerca di respingere i colpi degli assalitori e al terzo, quarto, quinto colpo non riesce più a resistere. La vedi scomparire sotto a questa massa di gente che a un certo punto inizia a staccare proprio i pezzi dell'armatura. Qualcuno corre via con la spada, altri corrono via con l'elmo. Non senti più arrivare nemmeno urla di pietà e di dolore dalla guardia. Per chi ha mantenuto alto l'onore del Porto Nord, un giro offerto da me al gallo in sella. E la strada praticamente si sta svuotando mentre tu arrivi insieme al becchino.
Io e vedi che stanno tutti entrando dentro un pub, che è quello del... Lo conosco. Il suo pub lo conosco. Lo conosco. Io ho subito stress per l'ultimo attacco, però. Sì, tu hai subito stress per l'ultimo attacco, tira un dado da 3. Su cosa? Su Vlad. Uno, ok. Però vabbè, su Vlad l'armatura, esatto. Se io vinco un combattimento di fronte a una folla, refrescio. Perfetto. Bomba, quanto refrescio? Uno o un D3? Un D6. Un D6? Sì, un D6 si refrescia. No, può essere un D3, un D6, un D8, secondo di quanto ti sei impegnato per certo. quello che stavi facendo. Due, vabbè, è sufficiente. Beh, cancella il cancello... che vuoi. Domanda per l'ultima volta. Sì, non ci credo nemmeno morto, però va bene, vai. No, perché? No, riferita all'ultima giocata. No, riferita all'ultima sessione. Allora sì, ci posso credere. Quando ho scoperto le cose sul bambino, il tiro della profezia, ho scoperto cose nascoste? Info nascoste? Beh, questa teoria della maledizione che dovrebbe indebolirsi in certi momenti potrebbe essere considerata. Okay, quindi mi tolgo uno di mind, perché tanto avevo uno solo, inutile che tiro. Arriviamo un po' guardinghi. Allora, quando arrivate, la strada si è completamente svuotata. Oh. Vedi che un tizio grande e grosso si sta allontanando trascinando il corpo di un elfo alto in armatura. Ok. E c'è un cadavere insanguinato che fate fatica a capire di che cosa sia, perché rimane veramente solo una creatura malmenata e strappata, lacerata, pugnalata in mezzo alla strada, che si sta finendo di dissanguare. Come si dice? Faccio un cenno al gentile signore che sta trascinando il corpo. Prendo una mano, cioè metto una mano in tasca, gli do un piccolo rubino, qualcosa, o potrebbe anche essere un granato, non lo so. Una gemma del mio stash di gemme a caso. Gliela do. Un regalo per te, o per bere qualcosa o per darlo a, o per portarti a letto qualcuna, se ti assicuri che sia quello finiscano nella fossa più profonda della spira. Lui ti guarda con aria intanto molto scema, poi vedi che ha appena preso probabilmente una colata molto pesante in faccia, infatti ha tutto un lato della faccia gonfio e ti fa un po' fatica a guardare con entrambi gli occhi. Guarda la cosa, quello no pezzetta. Prende l'altro cadavere e trascina via anche quello. Io guardo un attimo Slug. Che branco di rincoglioniti. Mi rimetto il rovino in tasca e proseguo. Era ma giusto. Raggiungo il posto che ci è stato indicato, felice del fatto che non ci sia nessuno e ignaro di quello che è successo. C'è qualche cavaliere del Mastino Nero nel pub a festeggiare? Beh, certamente. Perfetto. Si deve gratis. Esatto. Io so chi è il più grosso di loro. Dopo Bowen, il suo braccio destro. Il suo braccio destro? Sì. No, ma non è una persona. È il suo braccio destro. Il braccio destro è più forte. Sto attento a offrirgli da bere. Ok. E se bevo con qualcuno, ottengo un bond con lui fino al prossimo Sorgere del Sole. Ok. Come si chiama? Eridan si chiama. Che è il braccio destro di Bowen. E infatti, quando gli offri la quarta birra, ti dice: non ti preoccupare, tanto Bowen si sarà già dimenticato. Sì, infatti, noi saremo anche rivali, ma dobbiamo tenere alto l'onore del Porto Nord. Beh, meglio, sai come si dice, no? L'unico elfier buono è quello morto. Esatto, meglio un pugno da un amico che un pugno da un elfier. Esatto. Ah! C'è da qualche parte, oddio, il mio, come si chiamava il mio Talvashot, cazzo, dai, Katog. C'è Katog in un angolo, c'è Katog che festeggia, non si capisce come. Sta mangiando. Sì, sta mangiando, grazie, qualcuno gli dà da mangiare, qualcuno cui vuole molto bene. E niente, siamo lì. Siete davanti al punto che ti ha indicato Almir, che è un muro. Tutto questo tafferuglio sarà durato un paio di minuti. Sì, non di più. Io dopo altri 7 minuti esco. Perché avevo detto 10 minuti. Giusto. Io aspetto un po'. Cioè, nel senso, no, io aspetto perché comunque so dove stiamo andando. Dove, tra virgolette, stiamo andando. Quindi il fatto che sia un posto che non ha senso, sembra. Quindi non mi stupisce. Prego, qui adesso tutto è libero grazie a quello che ho fatto io, prego. Sei ubriaco o sei malmenato? Sono ubriaco e mi manca un dente. Molto obbligati.
qualsiasi cosa tu abbia fatto. Insieme a, al deliziante c'è una persona estremamente inquietante, molto magro, è un becchino, e si è portato dietro la sua iena. Beh, io ho il dominio religioso, ho fede qui, padre. Visto che mancano 6 minuti, io sono seduto lì, prendo dei guardando il cadavere, quello che arriva e faccio truc, 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 mentre guardo l'orologio e parte la musichetta. C'è questa scena imbarazzante. Di questo mentre io cerco di coprire la mano del cadavere che è stata messa male nel sacco. Tra l'altro passano esattamente 6 minuti per fare minutaggio e arrivare. Assolutamente sì, minutaggio. È montato molto bene, ci sono tutte le scene di imbarazzo di me che non ho nessuna voglia di parlare con Sierra. E quando voi vi state spaziando, esatto, io esco da solo. La iena sta leccando il sangue rimasto per terra. Oh! Ben trovati di nuovo. Salve. Non c'è nessuno. Ottimo. Prego. Passati 10 minuti, giusto? Senti dal pub del gallo in sella ormai canti di amicizia eterna tra rivali, cose del genere. Siete sempre qui per la storia di prima, del bambino, eccetera. Non sembra un'altra linea temporale. Siamo qui per quella storia. Ah, perché c'erano delle persone qui, c'è anche del... Ah, ok. Vedo denti e sangue sparsi per terra. Ottimo lavoro. Arrivo subito. Passo di fianco al muro, però in realtà sparisco, vai dentro il muro. Non da quella parte! E poi... E riesco. Questa sarebbe la... La mercanzia. Va bene. Il gallo in sella ha un retrobottega dove possiamo agire con discrezione? Ha un retrobottega dove possiamo agire. Visto che siamo già qui, e per me potrebbe essere difficile trovare un altro luogo per entrare a casa. C'è bisogno di mettere a tacere qualcosa? Mettere a tacere? Non ti seguo. Ci sono cose che si preferirebbe che non vengano commentate di tutto questo, di cui viene già commentato in giro per la spira? Per adesso ci penso un attimo. Fortunatamente ai piani alti la gente non pareva avervi visto. Io non ho intercettato nessuna chiacchiera per adesso. Per qualche strano miracolo siamo riusciti a tenere un profilo abbastanza basso. Secondo me, se riusciamo... è vero. Cioè, sono scomparse 2 guardie Alfir. Sono scomparse. Ma nel Porto Nord. Nel Porto Nord sono scomparse 2 guardie Alfir. E poi soprattutto la persona che si ricordava di me è scomparsa. Esatto. Che è una cosa molto importante. Non abbiamo lasciato tracce direttamente riconducibili a noi. Quindi mi viene da dire... Per adesso non mi sembra, l'importante è che quello che facciamo con la mercanzia la facciamo in fretta e dopodiché lasciamo che sia il nostro amico a disporre del suo corpo in maniera definitiva. Nessuno darà una seconda occhiata a un membro dell'Ordine dei Becchini mentre scarrozza un cadavere per la città, suppongo. Sarebbe molto particolare. Grazie per questo favore. Vuoi da bere? No. Quello che vogliamo adesso è fare un esame accurato alla mercanzia in modo da cogliere tramite l'occhio allenato. Io conosco un posto molto sicuro, ma non credo, non so se vogliate entrare. Potrebbe essere un po' troppo sicuro per i nostri gusti quello. Io ho un posto sicuro. Molto bene. Bella di male. Nuovo paradiso. Tutte quelle scale. Andiamo. Tutta la mercanzia dal Porto Nord che è giù sotto a Nuovo Paradiso. La mercanzia la porti tu, sia chiaro. No. Se volete che nessuno faccia domande, la mercanzia la posso portare solo io. Tanto meglio, ci vediamo fra qualche ora. Non avete bisogno di aiuto? No, direi di no. Il becchino ti guarda con lo sguardo più vacuo e senza emozioni che riesca a fare. Ma poi no. Sai che
Ottimo, un professionista. Facendo alla... Stavo per dire, tratto solo con professionisti, poi guardo. E Gael, sto zitto. Nel mio sono un professionista. Fa un cenno alla iena che si riavvicina, annusa un po' il cadavere. Vedi che praticamente lui gli attacca una specie di museruola che lega al sacco che contiene il cadavere e si avvia. Mentre la iena tira il corpo. Quando dopo che si è debitamente allontanato... Io sono ancora alla backdoor. Il bambino dov'è? Quale bambino? Ah, ok. Dov'è il bambino? Per un attimo ho sperato che voi aveste imparato la discrezione, ma ve ne eravate semplicemente dimenticati, dovreste saperlo voi. Era con voi. Era entrato con noi? Sì, era dentro nel missione. Allora forse è rimasto dentro. Adesso arriva un momento fodero. Chi l'ha segnato sulla Nessuno l'ha segnato sulla... Quindi forse è ancora dentro. Beh, vado a vedere. Potrebbe essere più vecchio però. Avete lasciato il bambino nel Vermission. E ritorno dentro. Penso per la seconda volta. Torni dentro e senti che adesso il bambino si è svegliato di nuovo. Stava di nuovo urlando. Infatti quando apri la porta del Vermission si sente per un attimo un... Io? Dentro, dentro. Una volta per... Ah, scusa, tu sei rientrato dentro, non sì. Sei ancora uscito? No. Ok, aspetto. Quando sono dentro cerco qualcosa di più potente riguardo a quello che ho usato prima per sedare il bambino. Fai un altro tiro di Ma dico io, fix. Beh, mi sembra giusto drogare un bambino e lasciarlo a relè e drogarlo, esatto. Mi sembra la cosa migliore. Quando poi nasce tu... Quei bei tempi in cui bruciavamo le locande. Allora, il problema è che... Se continuate a darglielo ogni due ore qualche cosa per farlo dormire, è un bambino muore, appena nato, muore. Questo lo so sicuramente. Sì. O quando i bambini appena nati, quindi tranquillati. O quantomeno non diventerà molto furbo se tu vuoi l'educazione, quantomeno qualche danno cerebrale. Ma non arriva nemmeno al danno cerebrale, muore prima. È nato da 6 ore. E trovo invece tipo magari una museruola, qualcosa del genere. Non per bambini. Fammi cantare però la mia. Fammi sì, cantare. Fai una prova di investigazione più occulto. Okay. Io intanto prendo il bambino e sto riflettendo su dove lo possiamo. No, lui qualcosa per tappare la bocca uscito. Che si senta senza soffocarlo. Lui non è ancora uscito dal Vermissian. 8-8. Sì, è un affare che viene probabilmente da molto indietro nel tempo. Per o forse torture, avanti, forse. Non lo sai, non sei sicuro. Dalla fattura ti sembra che non sia nemmeno elfico, non sai nemmeno di chi possa essere, non è neanche umano. È tipo la palla, quella da sadomaso, no? Una gag ball. La gag ball. Basta, contenuti explicit, questa puntata ci lia per forza, cioè... Metto, sì, non ci siamo mai arrivati alla gag ball per gliela leggo bene e quando non sento più strillare ma sento solo mugugnare, prendo, lo copro e poi riesco. Lasciando però il bambino dentro. Lo no, copre però. Il bambino e riesco. Ma sta ancora dormendo? No, piange. E glielo do. Io lo guardo. Ma cosa fai? Così non si sente perché il suono ha bisogno di aria per propagarsi. No, ho capito. È bloccata. E il bambino sta soffrendo, chiaramente. Sei scemo? Qual è uno strumento di... Per favore, togliti quella cosa. Lo tolgo e anche se piange... Questa mi sembra un'assunzione un po' estrema. E gli canto. Osteria numero 5, paraponzi, ponzi, ponzi. Non credo che sappia i numeri ancora. Però ma è il ritmo! Però si calma. La melodia. Allora, io... una volta, per sessione, so dove trovare nella spira... è una delle abilità della Zurita. So dove trovare qualcuno che può procurarmi la mercanzia o il servizio che mi ha richiesto. Ok? Io voglio conoscere... uno di quei posti in cui si lasciano anche a tempo indefinito in cessione, okay, quei bambini non voluti che non si ha, cioè cosa ne so, che magari sono una nascita scomoda, cioè non so, un bastardo di una casata nobiliare, piuttosto che non
ho citato Sons of Anarchy a inizio, vi ricordate in Sons of Anarchy quando la mafia irlandese prende il bambino di lui e lo porta via perché non lo può trovare l'altra banda che lo sta cercando rivale? Ok, ogni tanto capita poco spesso, ma capita che ci sia da mettere, cioè da accudire un infante lontano dalla luce degli occhi di chiunque. Ok? Deve essere accudito, ma deve essere nascosto. Quindi serve una nutrice che però abbia la possibilità di rimanere, di nascondere, cosa ne so, in un grande orfanotrofio questi bambini, in un posto dove non si facciano domande. Ok? Voglio sapere, nella spira, se c'è qualcuno, dove posso trovare qualcuno che offra questo servizio per il giusto prezzo. Nel frattempo ho un'idea. Beh, intanto... Intanto di andarcene da qui. Mm-hmm. Sì, sì, ma sì. Intanto gli dico io dove lo deve portare. Ah, sì, perché non sto dicendo. Beh, sì, perché io dicendo alta voce. No, no, perché io so, cioè nel senso, stavo spiegando qual era la capacità di classe che mi permetteva di saperla, okay, questa cosa. Tu sai che l'unica persona che potrebbe occuparsi del bambino senza fare assolutamente nessuna domanda è Selit, mm-hmm, che è una ex levatrice diventata molto molto vecchia. Ok. E completamente cieca. Nessuno è sicuro che lei sia effettivamente cieca, ma è molto probabile che stia solo fingendo per avere quel certo, quella quel vantaggio in competitivo più, in più, perché è stata cacciata dall'ordine delle levatrici, che è un ordine a tutti gli effetti quasi religioso. Sì, sì. E dove si trova? Si trova abbastanza in alto nella spira. Allora forse rimane una buona mia idea. Io rientro un attimo, prendo un paio di cose, esco fuori, mi prendo il perks, perché è una nuova sessione, mi prendo il perks in camuffare, truccare. Ok. E con un po' di talco, un po' di colori, eccetera, provo a camuffare il bambino da drow. Fai una prova di deceive. Scusate, mentre lo fai ti dico, questa non mi sembra una cattiva idea, ma ci sono un po' di ma. Sì, già che non possono nascere, però potrebbe esatto fare meno domande. La prima cosa è non possono nascere, la seconda è sicuramente potrebbe magari permetterci di passare inosservati con qualche guardia, ma se stanno esplicitamente cercando lui, una guardia particolarmente sveglia potrebbe, o zelante, potrebbe decidere di vedere se c'è del trucco. Terza e ultima cosa, io questo non me lo voglio portare dietro in continuazione, dovremmo trovare qualcuno. Dobbiamo portarlo lì, hai detto che è parecchio in alto. Ah, se è un modo, sì sì sì, fantastico. Per portarlo lì e soprattutto voglio truccarlo un po' per farlo sembrare, è difficile per quanto è grande il bambino, ma per farlo sembrare un po' più vecchio. Cioè che abbia magari, non abbia 2 giorni di vita, ma magari qualche mese. Ah, che magari è stato concepito prima. Certo, è stato concepito prima, potrebbe essere una scusa. Chiaro che è un'ispezione accurata. Okay. Però magari basta imbottirgli un po' i vestiti, magari sembra un po' più grosso. La difficoltà è 2, perché comunque un bambino non dovrebbe essere in giro, perché comunque certo sono stati tutti tenuti abbastanza d'occhio, e in più farlo anche sembrare più vecchio. La difficoltà è 2 vuol dire che tu togli 2 dati dal tuo pool. Quindi ne tiro uno solo. 6. Ha un costo. Riesci. Ha un costo, il costo è che comunque non hai tutto. Peccato perché era adesivo, se no c'era un dato in più. Eh? No, che era adesivo, se no un dato in più. Non hai tutto quello che ti serve, e alcune cose le devi comprare velocemente da... Sì, quello che non riusciamo lo copriamo col fagotto. Certo. Quindi magari c'ha le gambe ancora. Tira un D3 e mettitelo in silver. Uno, due, tre, quattro, cinque, due. Ah, tu lo fai diverso, ok. Ma lui lo sa, l'ha sempre fatto, ah, così, sempre fatto quindi così, io lo so, ah, okay, come si fa normalmente. No, poi per me si divide per 2. Però tirati anche il dado da 10. No, 10. Perché dividi per 2, 3, divisi per 2 fa 1,5, quindi devi anche arrotondare. Vabbè. Mentre se fai un 2, 3, 4, 5, 6. Comunque tira anche un dado da 10, perché se fai 1... No. Ah no, hai 2 slot liberi. Sì, okay, sì, okay, sì, sì, no, ha 2 slot liberi. Alla resistenza. Ok. Vero, vero, dal... dall'assistente personale. A questo punto ci incamminiamo verso il luogo in cui potremmo finalmente nascondere, speriamo. Che si trova nella strada d'Avorio.
Ne so qualcosa? Beh, sì. È il primo quartiere della parte alta. Ustia, ok. Quindi appena sopra la metà della spira è il primo quartiere che trovi. Dove iniziano a esserci un po' le cose principali. Se non sbaglio è tipo quello che fu un quartiere figo un po' in decadenza. Sì, esattamente. Infatti c'è la vecchia cattedrale, ci sono c'è il cimitero degli antichi dei. Che mi sembra un posto... Sì, esatto, pensavo... C'è la caccia. Mi sembra... un bel posticino. Mi sembra peraltro un luogo molto sensato per una persona che era all'interno di una persona congelata con disonore, tra virgolette, sì, da una casta molto molto... Tra l'altro, se state guardando il video, la mappa di Ivory Row è questa. Ok. Quindi questa è la metà della spira e questo è il primo... Qualcuno si è segnato il nome della gentil donzella, me lo sono dimenticato come un deficiente. Selit la cieca. Io quando entriamo, siamo già arrivati lì al quartiere o stiamo ancora andando? State andando. Ok, quando arriviamo lì al quartiere dimmelo. Allora, io... Qualcuno vuole fare qualcosa lungo la strada? Bene. No. E allora siete arrivati al quartiere? No. Mentre andiamo dall'inizio del quartiere verso... più ci avviciniamo... Anzi, aspetta. Fate un tiro di stealth. Ok. La mia armatura è stealth quanto la macchina super tuning che vedete passare. Se sto lontano da loro, tipo 30 metri dietro, devo farlo comunque. Sì. Non c'è niente di non essere visto. Devi fare lo stesso. Ok. Se la rischi comunque di perderli perché... Nessun tra crime, low society, religion, nessun 10. Dominio si applica, immagino. No, secondo me crime ci può anche stare. Ah, perché stiamo facendo una cosa illegale, quindi. Visto che stiamo usando sta cosa così, io posso usare, visto che non sto cercando attivamente di nascondermi io, ma sto cercando di non perdere loro. Sì. Posso usare investigate? Sì, va bene. Non posso perché sono della stessa cosa. Investigate, sì. Sneak, sì, ok. Sì, sì. Vabbè, tiro buco, va. Uno! Però io ho fatto 10, compensa? No, In realtà non è una prova di gruppo, in teoria. È una prova di gruppo, sì. Le prove di gruppo funzionano leggermente diverse perché dovreste arrivare tutti insieme a un minimo. E però adesso ve lo dico subito. Eccolo qua. Ah no, ok. Tiri con un dado in più perché gli altri ce l'hanno fatta e quindi tiri con mastery. 10! Perfetto. Quindi ritiro? No, 10. No, perché non sei in combattimento. Okay. Cioè, ritireresti per fare esplodere. 10 si ritirano solo in combattimento. Quindi poi avete visto che io sono andato da tutt'altra parte. ok, scusate. Pensavo ci fosse una porta lì. E mentre... Comunque, quando siamo nel quartiere, ci stiamo avvicinando a dove siamo... Mentre andiamo io cerco di capire se qui da qualche parte c'è qualche porta in caso per una ritirata rapida. Fai una prova di investigare occulto allora. Investigare occulto. 9. Sì. Non è proprio lì davanti, però tengo memoria, memoria mentale di dove può essere e in caso poi se devo scappare so dove andare. Se avessimo bisogno lì, se non sbaglio, dovrebbe esserci la porta 784. Oggi, domani potrebbe essere la 785. Comunque dovrei ricontrollare alcuni calcoli. Speriamo di non averne bisogno, però buono sapersi. Tra l'altro era una stazione del treno tanto tempo fa quella. Ormai abbandonata ovviamente, ma... Speriamo di non averne bisogno. Beh, è grande. Un bello spazio potrebbe contenere migliaia di bambini. C'è un bar alla stazione, di solito. Speriamo di non aver più questo problema. Beh, abbandonata, anche se c'è... Ecco, potrebbe essere un bar quella struttura e prendo appunti. Signori, qui questa, siamo arrivati. Qua c'è Selit. Allora, la vecchia Selit, la cieca, non vive in un orfanatrofio. No. Vive sotto alla vecchia cattedrale. Ok. Solo chi sa che c'è. Va da lei. A due sorelle hanno creato un occhio con cui possono fare il covenant.
Sentite, non è qualcuno da cui ci si arriva per caso. Sentite, signori, io detesto escludervi dalla conversazione, ma vi proporrei di non andare proprio a capannello, perché questa non è esattamente una persona che gradisce troppa compagnia. Parte del suo lavoro e della sua posizione. Perché di cosa si occupa esattamente? Beh, diciamo che si occupa di tenere infanti lontani da occhi indiscreti, e di conseguenza meno occhi la raggiungono quando l'infante è consegnato, più... Oh, perfetto, ci vorrei molto parlare. Tu puoi rimanere fuori per assicurarti che nessuno... Il naso? Ho già visto un Publi. D'accordo. In questa città, se non sbaglio, comunque ti giri, cioè... Basta seguire le persone armate, no? Esatto. Sì, esatto. Ce n'è anche uno là. Uno là. Risse. Beh, andiamo. Le porte della vecchia cattedrale sono estremamente pesanti e quando le toccate per spingere vi rendete conto che sono volutamente tenute male. Certo, cardini che non funzionano. Sono tenute, sono tenute benissimo, quindi non rischiano di cadere, per esempio, ma sono state rovinate per sembrare molto più vecchie di quello che sono. Ah, in quel senso, ho capito. E effettivamente quando aprite il cardine cigola molto, okay, se fosse un allarme. Entriamo. Io so che lei, cioè io non la conosco, cioè so della sua esistenza, ma non ci ho mai fatto affari in nessun modo. Esatto. Non sai, non la vedi nemmeno, perché da quello che sai vive sotto alla vecchia cattedrale, non dentro alla vecchia cattedrale. Mi guardo attorno, cerco di capire se potrebbe esserci un ingresso, un accesso, e se non lo trovo cerco di scavare fra le mie memorie a riguardo di come si contatta sta persona e se c'è una bussata segreta, un protocollo, se devo fare la breakdance, se c'è qualcosa di specifico che devo fare per interpellarla. Ok. Vai, prendiamo fare la cosa. Da quello che sai non ci sono delle procedure particolari da fare per trovarla. Mm-hmm. Se hai necessità, sai di dover andare sotto la cattedrale. Il che cosa questo effettivamente voglia dire, però, non lo so. Caro Master, io userò Mental Directory. Ok. Per farti una domanda. Credo sia una parola di invocazione più occulto. 2, 3, 3. Bene. Beh, hai provato a castare un incantesimo. Beh, ottimo. Che succede? Succede che ti prendi un dado da 3 di stress in mente. 3. E senti che quando inizi a mormorare le parole che ti servono per concentrarti nel trovare la risposta, e che sono una tecnica che hai imparato all'interno del Vermissian, qua dentro le tue parole vengono ripetute da qualcos'altro che sta osservando la scena, ma da fuori, da questo mondo, e le sta ripetendo al posto tuo, confondendoti, e quindi perdi completamente la concentrazione. Posso... Pensavo di ricordare qualcosa su questo posto, su come annunciarsi, ma a quanto pare ricordavo male. Non so, che io sappia si deve andare sotto la cattedrale, però non conosco bene il posto. Vediamo se c'è un passaggio. Ma ricordavo male, credo. Tutto bene? Poi mal di testa. Questo posto è strano. Ti passo dei sali da annusare, se ti possono tirare su. Niente, mi metto a cercare un ingresso. Vado vicino all'abside o alla cupola. Io sono ancora lì, mi avete lasciato di guardia fuori. Tu sei fuori. Ok. Io, vabbè, in realtà ti ho chiesto se volevi rimanere fuori per... No, io, secondo me è più intelligente che resti fuori, però io in realtà religion ce l'ho. Però, vabbè, sono rimasto fuori. Niente, mi metto a cercare. Fai una prova di investigare più religione che non hai. Uno. Sebbene mi venga da dire... Posso aiutarlo? C'è da dire che Cat Dealer ti porta a sapere chi, come si dice,
chi ha cosa mi serve e dove si trova. Quindi infatti la difficoltà è zero. Certo. 7. 7 ancora riesco a un costo o riesco a un costo? Allora, dimmi tu. Io ti posso anche raccontare, però. Adesso che ci pensi meglio, ti ricordi effettivamente che cosa... è vero che non ci sono delle procedure particolari da seguire, ma c'è sempre un prezzo da pagare per qualsiasi cosa. Certo. E ripensandoci, adesso ti viene in mente che dentro alla cattedrale una volta si usavano delle cassette dentro cui mettere le offerte per la chiesa. Ovviamente. Tira un dado da 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, come Roberto. Fa Roberto. 3. In ogni caso, cazzo, 3 di 5. Vabbè, pace. Tanto sei ancora lontano. Sì, fortunatamente sono ben rifornito. Inizia a inserire la prima moneta, non succede nulla. La seconda moneta, non succede nulla. Ovviamente sono monete antichissime che valgono una madonna di soldi, perché so benissimo che questo prezzo sarà caro da pagare. E alla quarta, quinta moneta che infili dentro, e non sono monete che si trovino dappertutto, senti qualcosa strusciare contro la grata sopra cui vi trovate. Mi giro con calma e gesso, proprio col fare maggiormente compassato possibile. Guardo nella direzione del suono. Da sotto. Voi siete sopra una grata metallica, okay. E tu hai sentito qualcosa strusciare su questa grata sotto di voi. Guardo in direzione della grata, guardo se ci sono degli accessi o se vedo qualcosa attraverso la grata. È abbastanza buio, quindi fate abbastanza fatica a vedere qualche cosa all'interno, e vedi però che c'è effettivamente qualcosa o qualcuno che si muove di sotto. Io mi ginocchio per essere più vicino alla grata e sussurro: Saggia Selit, due viandanti bisognosi d'aiuto avrebbero necessità del vostro supporto. Siamo in grande difficoltà e avremo bisogno di voi. Per cosa? C'è un Elfir. C'è un Elfir che ha avuto un evento non esattamente lieto, sarebbe dovuto esserlo, ma purtroppo l'infante è affetto da una deformità che, se vista dagli altri Elfir, potrebbe far cadere in disgrazia l'intera famiglia di questo nobile. E mentre dice questo, subito io aggiungo dopo, è una cosa che avviene solamente rarissima quando si allineano la luna e il sole. Per dirlo come rarità, ma buttare anche. Beh, lei ne sa più di me. In quel momento vedi una zampa arachnoide che si attacca alla griglia e vedi più vicina la faccia della vecchia Selit che si sta tirando verso la grata per parlare con voi. È effettivamente completamente... sembra che sia stata vittima di un attacco con dell'acido, da come è rovinata la sua faccia. Ok. E è difficile già per un drone normale capire solo guardando gli occhi se uno ci vede o no, perché non avendo le pupille, né iride né pupilla né niente, chi lo sa. Però da come vedi proprio uno strato di lattuginosità sì sopra, sì certo, potrebbe essere una cataratta o qualcosa del genere. Dice solo: vendi sta. Vero. Ma il è vero. E si ritrae nell'ombra. Al contempo, il figlio non ha colpe. Noi abbiamo avuto consegna di sbarazzarci del neonato, ma in cuor nostro non possiamo farlo, e quindi abbiamo preferito pagare il prezzo necessario per trovare qualcuno che lo accudisca, e
non obblighi noi a porre fine alla sua vita. Senti le gambe aracnoidi che si muovono sotto alla grata e si sta spostando un po' più in là. Infatti la voce viene leggermente da più lontano. Non avete ancora pagato nessun prezzo. Minchia, 3 silver. Conoscete... come si chiama, scusa? Selith. Selith. Nobile Selith, conoscete l'ordine di cui faccio parte? L'ordine dei Vermissiani? Non mi interessano certe cose. Le pile... non le pile... Stax, come si può tradurre? Riserve, risorse. Sì, le cataste, in realtà. Le cataste segrete potrebbero essere molto comode a qualcuno nella vostra posizione in futuro, adesso. Chi bada a una povera levatrice cieca alla fine della sua vita? Qualcuno lo fa. È mio... Non si dovrebbe nascondere, gli dico lui. Esatto. E io in effetti sorrido e le rispondo... È il mio primo interesse badare ai bisogni di chiunque. Cosa vuole di più, Selith? Bravo. Cacchia, una così, però lo che sta ti farebbero comodo. Le voci che spariscono. Minchia. La nostra signora ha una sola richiesta. Il bambino. Ha un genitore. Che deve essere trovato. Portatelo alla signora. Nel senso ucciderlo. E in questo momento si apre la grata. Intende che dobbiamo ucciderlo? No, penso a trovare. Ma, per essere sicuro, io ho anche usato la mia abilità per questa scena e voglio capire che cosa intende, cosa veramente vuole. Quello che veramente vuole è... Quando ha parlato della nostra signora, capisci che non sta parlando del lato chiaro della luna, sta parlando della signora oscura. Sì, sì, sì. La signora oscura ha al suo servizio i più resistenti guerrieri drow che i drow abbiano mai avuto, che sono il ministero. E si fanno chiamare il vero ministero della nostra signora. Ma tecnicamente noi siamo già parte di questa cosa. Ah, ti senti parlare basta. Esatto. Ok. E non tutti i drow fanno parte del ministero. Inizia ad avere a che fare con certe cose, poi lui magari ha avuto qualcosa a che fare, visto che vuole la rivoluzione totale. E il ministero sarebbe molto contento di sapere questo bambino effettivamente di chi è figlio. Perché ovviamente per dimostrare se effettivamente gli Elfir sono compatibili con i drow, questo crea un precedente. Certo, non indifferente. È un'ottima domanda questa. Se invece nessuno dei due genitori è Elfir, è ancora meglio. Certo. Perché vuol dire che la maledizione si sta magari indebolendo. Credo di sapere dove possa quindi esserci una traccia di questo. Quindi non ha creduto la mia fregnaccia, quindi sono avanti a noi. Cioè io gli ho detto... Questo qua è nato da due Elfir ed era deforme. Sanno invece di chi si tratta. Master, voglio farti una domanda. Da quello che capisci tu della situazione pare proprio di sì. Ustia. Voglio farti una domanda, Master. Fammi una domanda. Prima tira. Se fai come prima. Beh, sei. Riesci a un prezzo. Riesco a un prezzo. La domanda è, visto che sicuramente non mi darai la risposta, ti chiedo direttamente dove posso trovare. Certamente... Chi è il padre di questo bambino, il genitore di questo bambino? Beh, ci deve essere per forza traccia da qualche parte, anche se sarà nascostissima, ma io so dove. Allora, beh, il mio slag potrebbe scoprire qualcosa, la levatrice che l'ha accudito è morta. Infatti, perché io teoricamente so la risposta alla domanda e se il master non me la vuole dare so con certezza dove posso trovarla. Infatti il punto è proprio che la levatrice sa con certezza chi è stato e tu sai che i becchini... E lui lo sa per certo perché lo fa spesso. Hanno la capacità di carpire informazioni dai cadaveri. Okay. In maniera non scientifica, più magica. Mistico-magica, con della magia che è. È anche gastronomica. È illegale, ma diciamo che chiudiamo un occhio perché. Dobbiamo trovare il tuo collegamento. Lui può far sapere qualcosa dal corpo. Appena avremo
ci saremmo preso pure. Che cosa mi succede? Slag sta salendo. Un dado da 3 di stress. Slag sta salendo. Un dado da 3? Sì. Un dado da 6? Sì, scusa. Slag sta salendo. Cioè, non è rimasto con noi. No, non è che... Ok, giusto. Sì, sì, perfetto. Sono ancora... Deve arrivare fino in cima, quindi è andato. Io ti chiedo una cosa nel frattempo. Certo. Mentre sono fuori a fare la guardia, appoggiato al pub, ovviamente, passa qualche persona che sembra interessante, qualche persona che sembra importante... qualche persona che sembra una persona utile da conoscere? Allora, usiamo queste bellissime tabelle che ci sono in fondo al, al manuale. Vediamo. 8. Si dà di fare una... Allora, c'è una persona effettivamente che salta all'occhio perché un po' come Bowen tutti dicono che sembra un mezzo gnoll a causa delle sue dimensioni. Questa creatura che si sta, ti sembra, nascondendo, cercando o di seguire qualcuno, o di raccogliere le cose che qualcuno lascia cadere. Sì. Comunque sta cercando di non farsi vedere, ma riesce a notarlo lo stesso. È completamente intabardato come se fosse un draw pronto a uscire fuori. Okay. Però guardandolo a lungo noti che ogni tanto quando si muove si scoprono dei pezzi di pelle e sotto è completamente sfumato come un serpente. E guardandolo anche gli occhi hanno le tipiche fessure da, da rettile. Ma so qualcosa di uomini rettile? Cioè è una cosa nota che ci sono ogni tanto gli uomini rettili? Sono pochissimi e sono... tra i nemici peggiori più degli gnoll, perché gli gnoll sono tanti e sono problematici perché sono tanti, ma sono anche stupidi, quindi vincere contro uno gnoll è facile. Gli uomini serpente invece quello che cercano di fare è di inserirsi nella società sostituendo dei draw importanti. Tanto quale Elfir andrebbe mai a vedere sotto le vesti di un draw per vedere se veramente è un draw? È comunque una creatura inutile. E invece questi uomini serpente iniziano a prendere il posto di draw importanti che magari hanno connessioni con Elfir per intrufolarsi nella società. Ok, però questa persona tecnicamente è caccia a tua vista. Sì. Ed è al pub? No, sì, è lì fuori. È lì fuori che gira intorno al pub. Sei un bravo cittadino? No, io... Questa cosa mi è penetra, lo so. Sì, sì, sì. Anche perché essendo stato tu nell'esercito ti hanno mandato ogni tanto a caccia di questi di rettiliani. E cosa bevono? Cosa bevi? Lui si gira verso di te e poi fa finta di non averti cagato. Cioè, non ti caga. Però si gira un altro dietro di te. Io prendo quello che ha preso lei. C'è un uomo davanti a lui. Va bene, dai amico, sto offrendo un giro a qualcuno, non sempre sei così fortunato. Quello a cui è appena offerto da bere inconsapevolmente si alza e fa: è vero, gli dà una paca sulla spalla, vieni a bere con noi, e vedi che proprio lo prende per la spalla, gli fa: non si rifiutano da bere le cose, perché poi si devono pagare. Esatto, ascoltalo. Se non lo prendi tu, digli che lo prendi e poi lo dai a me. E lui cosa fa? E lui allontana la mano, ma in quel momento proprio... Si vede proprio. Si vede proprio il braccio rettiliano. Il tizio davanti è troppo ubriaco per capire cosa sta succedendo, però tu lo vedi senza ombra. Si vede che è un brutto colorito, hai bisogno di qualcosa da bere, vieni qua. Vedi che lui arretra un po' verso la porta e arriva da dietro il proprietario del pub che si mette davanti alla porta, lo guarda dall'alto in basso e gli dice: che c'è? La mia birra non è abbastanza buona per uno come te. Molto bene. Al che il rettiliano si gira e indica un bicchiere di quello che hai tu davanti al tavolo. Vieni a bere. E l'host rimane fermo sulla porta finché non viene a sedersi con te. Io pago e dimmi. Pago e... Stringo un bond corretto. No, aspetta, non lo so, non penso. Cioè, diciamo che quando l'abilità dice quando ti ubriachi con qualcuno, non dice quando offre da bere, sennò sarebbe strapotente. In effetti. Io ci sto provando, dimmi tu se va avanti o se non ha senso questa cosa. L'oste gli porta la birra
E lui la prende e solleva la sciarpa che ha in faccia, giusto il minimo per riuscire a portare il bicchiere. È buona, eh. Lui fa di sì con la testa, come per dirti sì sì, basta che stai zitto. La riappoggia e inizia di nuovo a guardarsi intorno. Eh sì, anche qui, anch'io qua sono... Bisogna stare un po' attenti qua in giro, non sono chi passa in questi giorni. Passano, ci sono in giro le guardie F giù al porto nord. E quando dici così. No, ma non agita. Non sono qua. Vai, tu hai bisogno di bere, questo è troppo agitato, hai bisogno di bere, secondo me. Lui risolleva il calice, risposta la sciarpa, beve velocemente, rimette giù. Ah, e dimmi se come va questa cosa, se senti tirarla troppo in lungo. Allora, vedi che lui è di nessuna parola. Zero proprio, non mi... All'inizio non riesci proprio a tirare fuori nulla da lui. A un certo punto riesce a dirti solo che si chiama Gas, tu bazzichi qui in zona ogni tanto? Ricordati degli amici, Gas. Niente, lo lascio andare, non c'è troppo per gatti. Vedi che si rialza, fa vedere all'oste che ha svuotato il bicchiere, lo riappoggia ed esce guardandosi al di sopra di ogni sospetto. Destra, sinistra. Poi inchina la testa. Beh. E scompare nei vicoli della spira. Va bene. La spira. Noi... Voi consegnate il bambino? Noi consegniamo il bambino. Mm-hmm. E torneremo con l'informazione. Se non lo farete, la nostra signora saprà trovarvi. Questa è chiaramente una minaccia, proprio plateale. Sembrava una minaccia. E perché era una minaccia? Ah, ok, basta sapere le cose, meglio che siano chiare. Almeno uno sa come comportarsi. Giusto, assolutamente. Con senso informato. Io penso che sia... che comunque il modo di tirarci fuori da questa situazione sia capire mentre usciamo. Dove si trova il tuo amico? Faccio segno verso l'alto con la mano. Siamo a metà della spi- Dove esattamente? In quel posto dove batte sempre il sole. Posso sapere se lì c'è una porta? Fai una prova di... Porta. Investigate. È occulto. No, ho detto che trovo solo sti due. Un otto. Sì, una porta c'è sicuramente. Quindi possiamo andare qui di fianco e andare direttamente lì. Quanto rischio di rimanerci secco? Io non so molto del Vermissian. Per alcune menti semplici potrebbe essere abbastanza sconvolgente, ma basta pensare. Però non credo che tu capisca. Non penso che abbia il tempo di spiegarti la teoria delle pieghe di compressione in questo momento, ma... No, perché altrimenti avremmo tranquillamente il tempo, ma in realtà ce l'abbiamo, di salire a piedi. Non abbiamo più il bambino. Ho appena speso un capitale per toglierci da questo impiccio. Possiamo andarci tranquillamente, nessuno ci metterà i bastoni a fare le ruote. Buono. Dove diavolo è Gael? Beh, lì ci sono 6 pub, possiamo dividerci e cercare uno di quei 6. Io parto da quello. Io Deli, parto da quello. Poi là. Devi provare il gin che hanno qua, è buonissimo. Ma prima, sì. È piccantino. Davvero? È fatto con le alghe. Fantastico. Andiamo. Con le alghe? Sì. Interessante. E come le fanno? E le fanno giù nei piani bassi, coltivano le alghe, poi le fanno fermentare. È buonissimo, poi un giorno ti racconto. Sarei curioso di sentire cos'è questa cosa, ma non credo che abbiamo tempo ora. No, in questo momento penso di no. Penso sia da portar via. Vedete voi, ma andiamo. Io ne prendo un po' da portar via. Ok. E andiamo. Paghi, ti danno una cosa. Sì, lo assaggio dal punto di vista però tecnico, cioè lo assaggio cercando di capire cosa c'è dentro. La fermentazione dell'alga, com'è? Se è possibile migliorarla e mentre andiamo. È sicuramente possibile migliorarla, una delle cose peggiori che tu abbia mai bevuto in vita tua. Ma è piccantino. È piccantino però. Benzina dei trattori. Credo che il piccante sia stato aggiunto dopo. È certo, così lo rendi il... Ma non c'è bisogno che sia delle alghe, potrebbe essere anche acqua. No, perché l'acqua non funziona. L'acqua non trattiene il piccante. Io quasi faccio per zittirli, poi mi rendo conto che è un'ottima copertura il fatto che stiamo salendo cazzeggiando. Quindi sì, continuo a lasciarli parlare. Io cerco di capire come funziona tecnicamente la fermentazione.
senza riuscirci troppo. Chiaro, sono un genio, mica così tanto però. E salite praticamente fino all'ultimo piano della spira, sì. Dove di nuovo c'è quella bellissima, e dobbiamo intabarrarci, Gilda. Ovviamente sì, dovete intabarrarvi. E ci sono a nuovo paradiso diverse cose. Oltre a dove sta Slug, c'è proprio la sala degli antenati, dove seppelliscono solo gli elfi ricchi. Chiaro. C'è la gilda degli astrologi. Ah, perché ovviamente è il punto di osservazione più alto, quindi. E poi ci sono delle parti di cui tu, deliziante, sei a conoscenza, e che probabilmente nessun altro del gruppo, forse Almir, ma nemmeno lui è probabile che lo sappia. È possibile, ma non probabile, perché è dove i becchini fanno la chirurgia per diventare immortali. Oh, eh sì. Beh, io probabilmente non so che è qui, ma so che c'era, che esiste, perché magari che la esista, mia ne sei Charinda che esista, ne sei sicuro, non sai dove venga fatto. Io mi dirigo in quella direzione, partendo dal presupposto che se stanno facendo domande a un cadavere, è probabile che le stiano facendo lì. Esattamente. Beh, ma nessuno gli ha chiesto di fargli domande al cadavere, gli hanno detto di esaminarlo per vedere com'era morta. Io gli ho chiesto di fare è un buon modo per esaminarlo. No, dobbiamo chiedere di fare domande al cadavere. Credo che sia un plus che non sia nel pacchetto base. Faremo in modo. Questo è un problema mio. Vediamo di risolverlo adesso. Beh, gli abbiamo chiesto un esame accurato. Di solito l'esame che fa è molto accurato. Sappiamo di solito commerciare. È un cioè, po' piccantino. Non sarebbe la prima volta che mi dice ciò che voglio sapere, anche se mi sono tenuto sul vago. Bene. Se dovremmo fargli domande direttamente, non l'ho mai fatto. E quindi non so cosa potrebbe volere in cambio, a essere onesto. Quindi ascoltiamo prima quello vediamo, che ha da dire vediamo. E vediamo. Vai in quella che è la sala d'aspetto, perché sì, suppongo che mi sia precluso lo è spazio. È all'interno della necropoli comunque. Oh, che bello. E per arrivarci bisogna fare appunto un pezzo all'esterno. Madonna. Nonostante vi siate intabarrati e coperti, sentite comunque il pungente odore dei cadaveri che stanno marcendo sul che schifo. Sul top della spira. Ma la cosa del sole, mm-hmm, è una cosa magica? È la maledizione. È la maledizione. Ma un cadavere di un drow lasciato al sole non fa niente perché è morto, oppure brucia? Brucia, diventa cenere. Okay. Solo che ci mette qualche giorno. E poi comunque le cataste di cadaveri, la cenere copre comunque quello sotto. Esatto. Bene. Attraversate questo bel paesaggio e vi mettete sostanzialmente in sala d'attesa. Aspettate per un bel po', nessuno viene a farvi nessuna domanda, anche perché quei pochi che entrano nella stanza ti guardano, ti fanno un cenno e se ne vanno. Non mi aspetto niente di diverso, ormai ci sono abituato. E dopo un'ora abbondante che siete lì, esce Slug, che è vestito in maniera molto più cerimoniosa di come l'avete visto poche ore prima. Non ha la iena con sé, ha una specie di maschera, occhiali che probabilmente gli servono per poter uscire a portare i cadaveri una volta fatto. E vi guarda e vi dice: ho forse delle informazioni che vi possono interessare. Siamo qui per ascoltare. Non credo che qui sia il posto migliore. Assolutamente. Dice un pub se volete. Accompagnatemi a fare un giro di controllo del cimitero. Ti seguiamo volentieri. Sono sempre stato curioso di vedere come è tenuto questo posto. Non si deve essere un po' di birra fresca almeno. I morti non bevono. Ma noi non siamo ancora. Deve essere un problema logistico non indifferente. Meno di quanto possa sembrare. Ah, davvero? Il vento sparge la cenere molto velocemente. Giusto, ma dove? Non è importante. Giù dalla spira? Un tempo, facciamo il giro, un tempo ci doveva essere un sistema per regolare tutto questo, ma credo che sia andato perduto negli ultimi secoli.
Vi fa fare un giro abbastanza lungo all'interno di tutto il cimitero, e questa parte del cimitero è proprio quella per i poveracci, dove vengono, certo, fosse comuni. I dro che possono permetterselo vengono comunque messi nelle cripte, non le stesse degli elfier, però ci sono delle cripte per i dro. Invece voi, mentre siete in mezzo a pile di cadaveri che stanno lentamente bruciando e dissolvendosi in cenere, arrivate praticamente sulla punta della spira, da cui si vede tutta la città in basso, in lontananza. Oggi è una bella giornata e grazie agli occhiali da sole riuscite a intravedere un po' l'orizzonte. Indico un punto, gli occhiali, vedi lì è dove passava il treno circa 250 anni fa. Vedi che se guardi contro luce si intravede ancora. Possiamo parte della piegatura. Questa luce mi strizza l'occhio sinistro. Strizza l'occhio sinistro. Questa conoscenza antica apparteneva agli Elfir o a noi? Vabbè, non c'era differenza. Almeno secondo Charinda. Poi, dopo tutto quello che è successo, maledizione. Vi faccio sentire. Certo. Purtroppo. Mi volto verso Slug e gli chiedo: che le cose siano cambiate? No, questo non saprei dirlo ancora. Siamo una civiltà che cresce sulle spalle dei giganti. Cosa sapresti dirci invece? Saprei dirvi che la donna che mi avete portato è stata cacciata per parecchi giorni prima di cedere alle ferite. Quindi, qualunque cosa sia successa, è successa almeno 4 o 5 giorni fa. Mi ricordo di qualcosa, qualche, non so, fatto di cronaca che ho ascoltato uno strillone in quel periodo? No, niente di eclatante. Però vedi che lui non ha ancora delle cose. Certo, sono in silenzio, sto ascoltando e ponderando. In pochi all'interno della spira avrebbero potuto permettersi abbastanza proiettili da fare quello che è stato fatto. Sicuramente nessuno di essi è dro. Ah. E da quello che posso capire io di come nascono i bambini, questa levatrice ne aveva solo uno in cura. Possibile sapere, magari già lo sapete. Non è difficile formularlo in maniera educata, ma ci sono voci, storie che dicono che i migliori del vostro culto sono in grado di avere più informazioni di quelle che un corpo può dare. A volte sono solo voci. Non si dovrebbe credere a tutto, no, certo, ciò che viene anche detto. Anche perché le voci è facile che poi svaniscano. Ma, dopo tutto, ci sono metodi. E guarda l'azzurrita. Sai, penso che a volte possa essere utile investire risorse, conoscenze o anche metodi esotici e conosciuti ai pochi per scoprire qualcosa che potrebbe essere importante per noi come razza. Gli do uno sguardo, gli dico: cosa seppellirete qua se non nascerà più nessuno? Seppelliremo gli unici che rimarranno da seppellire. E poi saranno solo noia. Io sono disposto a metterci del mio. Tu sei disposto a metterci del tuo? Io sono disposto a mettere ciò che è necessario mettere per me stesso. Beh, considerando che la spira in questo momento, secondo le ultime stime, ha un circa 70% di analfabetismo funzionale, le nuove generazioni potrebbero essere importanti per tutti noi.
Io sono disposto a mettermi all'ombra. Cosa vuoi? Un mio caro conoscente che lavora giusto qui vicino e si gira verso la Gilda degli Astrologi. Ok. Mi ha raccontato una storia interessante. Tutte le storie sono interessanti. Alcune no, più, non più. Tutte le storie sono interessanti per i Drow. Solo quelle che coinvolgono la luna. E pare che la luna in questi giorni sia un po' diversa da come lo era pochi mesi fa. Oh beh, sì, è allineata in questo momento. Lo era qualche mese fa. Storta un po' la testa come per dirti, mi sembrava ovvio che fosse qualche mese fa. Beh, sì, mese fa, tra 4 mesi, è complicato. Ecco, questo mio amico vorrebbe continuare ad osservare la luna, che immagino sarà di estrema importanza anche per voi. E qualcuno gli impedisce di farlo? Sì. Ma sono sicuro che per una giusta quantità di argento anche le guardie più solerti siano disposte a chiudere un occhio e a distrarsi un attimo. Beh, ma vi interessa che lui prosegua i suoi studi ininterrotto? Mi interessa che lui venga portato a casa. Dove si trova la sua casa? Guarda di nuovo la Gilda degli Astrologi. Esatto. Ah, perché non si trova lì? Beh, può essere portato facilmente lì. C'è una porta nella Gilda degli Astrologi. Tira. 10. C'è una porta nella Gilda degli Astrologi. Se è di mente forte, può essere portato lì direttamente, semplicemente. Ci sono molti passaggi che sono stati scoperti da Lady Sharindra. Non mi importa il come verrà fatto. Fate come ritenete necessario. Dove si trova questo nostro amico? Nelle prigioni. Quali prigioni? Dove sono le prigioni? Le prigioni sono più o meno a metà della spira. Dato che non vogliono. Semplicemente, però dovrei usare la mia cosa in un'altra sessione. L'hai già usata? No. Le prigioni si trovano esattamente a metà della spira, in modo da separare i piani più alti dove vivono gli Elfir e portare il più in basso possibile, pur dove anche le guardie Elfir hanno diritto di stare. Certo, se tu mi fai entrare in prigione, sono sempre Elfir. Io ti posso fare entrare. Io lo posso tirare fuori. Io ti posso portare direttamente alla Gilda. Ti posso far entrare. Beh, anche tu. Io ti posso far entrare in prigione. Pensi anche farmi entrare in prigione nella stessa cella del tizio. Ma guarda, certo. È facile entrare in prigione. Basta dare un pugno alla guardia. Certo. Un punto preciso della prigione. Esatto, io posso farti entrare in prigione. Ho bisogno del nome di questa persona. Olivar. Tu prepara tutto ciò che devi preparare. Non ci metteremo molto. Io? L'accordo finisce una volta che è arrivato sano e salvo poi ci penserà lui. Sì. E saremo qua vicini. Quindi dovremo fare poca strada per raggiungere Slug. Io ho una capacità che mi permette di tirare un bel D6 per avere un bond fino a fine sessione con una qualsiasi organizzazione all'interno della spira. Vediamo se conosco qualcuno. No, vediamo. Adesso soffrirò di Dio, potenzialmente. Intanto faccio una domanda velocissima per vedere, magari non la devo usare, così per sfizio, se so se c'è nella prigione, magari non nella cella, ma nella prigione, perché magari tu mi puoi far accedere in giro, una porta. Per saperlo, 6. Sai che c'è, non sai dove sia. Ok, dovrei cercarla. Dovresti cercarla.
però ce n'è sicuramente uno. E solo che ti perdi via nei tuoi pensieri e non ti distrai. Quindi ci metterei troppo tempo a cercarla. Ma in questo caso prendo stress. Prenditi uno di stress. Ma anche se non mi, se non mi ricordo una cosa normale? Sì. Se c'è una conseguenza, sì. La conseguenza è che tu volevi che ci fosse una porta, che non sapevamo se c'era o no. Questa è un po' la cosa. Ok, però a me mi andava bene anche che mi dicevi che non c'era. Cioè, quindi se io riuscivo c'era? Adesso c'è, non sai esattamente dove, ma c'è. Se facevi 10 sapevi anche dove stava. Ah, ok, quindi non è che è possibile che non ci fosse stata una porta e che quindi era solo per vedere se me lo ricordavo. Ah, che merda. Ok. Se no non dovevi neanche tirare. Uno, che culo. Sì, in realtà culo. Vabbè, detto la prossima volta. Il mio scopo era sapere, so che c'è una porta lì o no. Poteva anche essere no. Allora, io fortunatamente ho tirato uno, quindi sono ancora abbastanza all'interno. Io dovevo tirare? Delle mie resistenze. Se ne è uno solo in totale, no. Uno e due. Uno. Shadow era? E quanto riesci a passare inosservato all'interno della società? Le carceri sono dirette, sono condotte dagli Elfir o dai Drow? Dagli Elfir. Dagli Elfir. Allora, tutti i carcerieri saranno Drow. La maggior parte dei carcerieri sono Drow, però quelli che gestiscono il Warden è... Domanda solita mia pignola, perché voglio capire come funziona il sistema. Io ho fatto 6, ho preso lo stress, sì. Però a questo punto ho avuto successo. Sì, sì. E infatti la porta c'è, ma non sei sicuro di dove sia. Ok, però ho un'idea di dove potrebbe essere, non è che è impossibile che la trovo. Sì. Allora magari cerchiamola al volo e poi in caso uso la mia cosa. Se facevi 10 eri anche sicuro di dove fosse. 8 e 9 avevi un'idea più precisa, cioè, di dove fosse. Ma 8, 9 e 6 in teoria non è lo stesso identico successo? No, solo perché 8 e 9 stress. Non prendi neanche stress. Quindi la penalità è lo stress, non che hai l'informazione diluita. Avresti comunque dovuto cercarla, okay. Con 8 e 9. Con 10 no, perché avresti saputo esattamente dov'era. Perché io... è un successo critico. Sì, capisco. Io conosco Eliard. È una persona che lavora all'interno delle carceri. Non è un secondino, probabilmente è una delle persone che dirige uno dei bracci delle carceri. Non è esattamente il capocarceriere, però è abbastanza influente. Lo conosco perché lui ha un gusto particolare per un certo genere di musica, che però è musicaccia fatta da umani. E trap. Esatto. E non avrebbe cioè, no, ovviamente è una cosa che non può dire quasi neanche a sua moglie, perché gli farebbe fare una figura di merda in narrazione. Come dire che ti piace Gigi D'Alessio. Aspetta, esatto. La cosa figa è che tu non è che lo conosci questo. Tu hai pregato il tuo dio, hai pagato il pegno e improvvisamente hai scoperto di conoscere. No, io lo interpreto come cose che ho fatto nel mio passato. Ah, se poi è così. Cioè, io questi li considero finanze che io in tempo fa ho speso per permettere a questo qua delle performance private, che però sono state fatte in viaggi che lui ha fatto fuori dalla spira per una cosa che io avevo giustificato affinché lui potesse andare a sentirsi un concerto di questo qua e fosse tornato. Cioè, okay. Io ho a questo livello di, come si dice, di malattia mentale opero per dare alla gente quello che vuole. Lui mi conosce, sa che gli ho fatto questo favore, appunto è un mio bond, quindi mi deve un favore per questa sessione, e probabilmente potrebbe tranquillamente far incarcerare sotto mia richiesta qualcuno in un ramo specifico, vicino a un carcerato specifico, suppongo. Ora, quello che c'è da fare e che manca è capire poi dove queste due persone devono essere scortate per un controllo di routine, per un è presente? Ti portano nella stanzetta e succede prima qualcosa. Chiedigli... E probabilmente questa cosa è oltre. Però il... prima chiedigli se può fare entrare un tuo amico, io, per fare un'ispezione di quel braccio, e in teoria io sono un saggio, quindi potrei avere senso che faccia un'ispezione della parte strutturale, eccetera, così almeno io cerco la porta. Poi se non la trovo, facciamo la backdoor. Ottimo, mi sembra giusto. Allora, rechiamoci alle carceri. Rechiamoci alle carceri. Ci rechiamo, visto... Quanto tempo sarà passato dall'inizio giornata?
Ormai 8 ore quasi. E allora mi reco dove lui magari sta finendo il turno e si sta rilassando, bevendosi qualcosa. Così. Quindi possiamo. Porti anche lui. Perché... sì, sì, porto lui. Per definizione. Porto lui. Ok. Dove lo trovo? Lo trovo? Lo trovi sicuramente e lo trovi, adesso ti dico anche il nome del pub. Evviva. Che c'è una tabella di nomi dei pub. C'è una tabella per tutto. È bellissimo. Eccolo qua. Oh, ancora questo lato qui fa 8. Il fermamuri. Il fermamuri. Perfetto, peraltro, è in tema. Allora, arriviamo al fermamuri. Cosa sappiamo del fermamuri? Cosa sai del fermamuri? Tu sai tutto. Ah, io, esatto. Ah, ecco, facciamo una bella roba. Ecco, inventa. Ah, ok, perfetto. Il fermamuri, allora, è una taverna città da umani. Timothy Johnson è questo umano e praticamente è una taverna di professionisti che lavorano nel ramo carceri, quindi professionisti tipo ingegnere strutturale che tira sui muri, quello che inventa la serratura, quello che inventa il sistema d'allarme, quello che ha... Sei il Fight Club. Sì. È una taverna di questi, professionisti qua, dove tutti quelli che lavorano non nelle forze dell'ordine ma all'interno della prigione gravitano per poi fanno gli affari con la prigione. Ok. Lo conosco Timothy Johnson perché nella mia vita l'opinione che lui ha di me è la Salmaster. Ok. Perfetto. Arrivate al fermamuri. Vedete che la clientela è effettivamente quasi tutta umana. Sì, c'è qualche elfier, certo, che passa di qua, ma i drò sono andati tutti da un'altra parte. Ha anche senso che lui sia lì, per ovvi motivi. Niente, se lo noto, dato che non ci sta, sì, a maggioranza è umano. Gli Elfir sono pochi, quindi è facile notare un elfo dentro. A lui un Elfir, il suo amico? Ok. Ci mettiamo un tavolo, chiedo al ragazzo di offrire qualcosa da bere a Eliard, indicandogli il tavolo e dicendo, facendogli sapere che un amico ha pagato per questo giro. Finalmente mi sta passando il mal di testa da sole. E appena dici questo senti una pacca sulla spalla. Bene, bene, bene. Felice di vedere che vi conoscete. Sì, io e Timothy. Letto. Ciao. Sei venuto per la rivincita. Sempre pronto a una rivincita. Timothy è anche quello che ha bevuto quella sera in cui avete dovuto buttare le bottiglie e che aveva vinto quella sera. Guarda, lasciamo la gente che sta parlando d'affari. Quindi anche lui ha visto qualcuno che buttate le bottiglie nel nulla e non se lo ricorda. Lasciamo la gente a parlare d'affari e andiamo al banco. Io e te abbiamo qualche cosa da sistemare. E ho una sorpresa per te. Ah. E tiro fuori la bottiglia di liquori 350 anni o fa o tra, che ho trovato nel vermiche. Tu mi dai un bicchiere della tua e un bicchiere della mia. Ok. Mentre stiamo andando lo prendo un attimo per voi. Per una spalla gli dico, vuol dire che ci stai pensando tu? No, tu stai parlando con l'elfir, io sto distraendo resto del pub. Ah, scusa, io pensavo che ci fosse... No, questo era Timothy. Mi pareva, ok. No, Timothy! Timothy! Sì, sì, okay, io allora ignoro quello che sta facendo Caradril e sto concentrato quella lì, tirando fuori il quadernetto e inizio a prendere appunti. Ma andiamo un attimo dal deliziante. Evviva! Eliar, ben trovato. Cosa ci fa uno come te da queste parti? Cerca uno come te. L'hai trovato? Senti, Eliard, io avrei bisogno di un piccolo favore. Ebbene sì. Si invertono i ruoli. Come sempre, la ruota gira. Allora, non sarebbe un quadrato. Tu non ci sei. Tu ci sei o non ci sei? No. Ah, ok, non ci sei. Rossa Uriglia. Tiene un orecchio teso lo stesso.
diciamo che io avrei un amico che dovrebbe fare un piccolo esame strutturale all'interno delle carceri per girarle un attimino, e avrei un amico che all'occorrenza dovrebbe essere inserito nella stessa identica cella di un certo Oliver. Scusa, prima di questo, io ovviamente mentre eravamo qua ti ho detto, cosa mi hai detto che tu? Io sono disponibile a offrire, come stavo facendo alla tizia, offrire favori, sì, in cambio ti aiuto. Quindi se casomai lui dovesse aver bisogno un giorno di un modo per andarsene velocemente dalle prigioni, può chiamare me. Mm. Cioè io posso usare, tu mi puoi usare come moneta di scambio. Come moneta di scambio. Cosa sai fare? Vabbè, ovviamente il teletrasportarmi. Teletrasportarti? Dici niente. E nascondere segreti. Nascondere segreti. Nascondere e spegnere le voci. Ah, ottimo. Che era quello che stavo proponendo alla vecchia. Ottimo, ottimo. Sarò diretto con te, so che posso parlare in confidenza. Questo Oliver di prigione dovrebbe uscirsene. Non che abbia fatto qualcosa di grave, deve semplicemente tornare a fare i suoi piccoli studi di cui a nessuno importa. Noi abbiamo modo di farlo uscire in maniera discreta, fin tanto che questo nostro amico di cui sto parlando verrà messo in cella con lui e eventualmente condotto assieme a Oliver in un punto della prigione che ti indicherà lui stesso. Mi avvicino a lui e gli sussurro: è uno studioso del Vermician. Lui fa di sì con la testa e ti chiede di andare avanti. Diciamo che questa persona ha una lunga serie di talenti speciali, quindi al di là del nostro rapporto d'amicizia, che io capisco corrobori questa chiacchierata, ma non sia necessariamente sufficiente a spingerti a farmi un favore, lui ha delle capacità speciali, specifiche. Come sai, può far arrivare persone o oggetti in posti distanti su richiesta, oppure se c'è qualcosa che di cui si sta chiacchierando e che preferiresti non fosse più così chiacchierato e fosse quasi dimenticato, lui potrebbe occuparsene. Gli strumenti io non li conosco, li conosce lui, ma tendo a fidarmi. Mi stai chiedendo un bel po'. E non ho nessuna certezza di quello che potrebbe essere il mio ritorno. Quando ti ho dato la mia parola del fatto che saresti arrivato dall'altra parte del mondo, sei arrivato dall'altra parte del mondo, sai che puoi fidarti. Mi fido. Ma sono delle grosse, grosse incognite quelle di cui stiamo parlando. Sai, io mi fido di te, non so nulla del tuo amico. Io posso raccomandare per lui, ma al di là di questo, io ho lasciato con te un favore in sospeso perché sapevo che mi sarebbe potuto tornare utile. E così è stato. Tu hai delle incognite davanti, ma un favore da riscuotere da me o da questo amico potrebbe fruttarti in futuro molto. Adesso non sai perché, ma sai che io sono un buon asso nella manica da giocarti. Questo è vero. Però ho anche delle necessità più prossime. Beh, capisco che per quanto il vil denaro non sia importante a questo mondo per chi ne ha molto, per chi invece deve fare i conti con la quotidianità o si voglia banalmente togliere uno sfizio, possa essere materia importante. Se è questo il piano su cui vuoi portare la conversazione, per me non è un problema. È una prova di deceive e commercio. Deceive? Non compel, deceive. Ma compel anche. Compel? Sì, va bene anche compel. Gli sto dicendo, io ci posso mettere maieutica, dato che sto dicendo a lui puoi fare quel cazzo. Stai cercando di fargliela passare come una buona idea sua. E 4. Vediamo se riesco a fare un... Il numero più alto che fai è 4. Shh,
C'è un 8. 8, c'è un 8. C'è un 8, dai. C'era un 1, un 4, c'era. E un 6. So che me ne pentirò amaramente. Credo prima più che poi. Ma è anche vero che le carceri sono un posto estremamente noioso. Senti, ti propongo una cosa. Non credo di essere in grado di far venire qualcuno a fare un esame strutturale. Quello di cui ti posso però assicurare è che se loro finissero nella stessa cella, durante il mio turno di guardia, la cella potrebbe rimanere per errore aperta. Più di così non credo di poter fare. Penso che ce lo faremo bastare. Nel caso, quando lo porti in cella, fagli fare un giro lungo. Potrebbe aumentare le probabilità di successo dell'operazione. C'è un'ultima cosa però che ti dovrei chiedere. I miei capi non sono contenti quando qualcuno scappa dalla prigione. Corretto. Soprattutto se scappa nel mio turno, io sarei molto meno contento. C'è qualcuno che non ti sta particolarmente simpatico e di cui hai l'elenco dei turni? Sì. Giusto, perché io posso farlo scappare a qualsiasi turno. Esatto. Però non sei lontano, se no la cella è aperta. Beh, tu dacci un orario e capiterà qualcosa di molto poco simpatico alla persona che era di turno o sarà di turno. Lui prende un pezzo di carta dalla saccoccia, segna un orario, mentre lo passa. Lo metto in tasca. È sempre un piacere. Dove lo trovo questo vostro amico da arrestare? Un altro! Gira! È ancora in piedi al terzo bicchiere. Sono ancora in piedi al terzo bicchiere? Al terzo bicchiere sì, vediamo no. Se resisti no, al nel quarto. Senso, ma cosa succede quando bevo una roba lì? Te lo dico quando hai fatto il tiro. Ok, ah giusto, certo. Cos'è, resist? Resist e... Resist è inutile. I primi secondi low society. I primi bicchieri la giù come acqua. Sì, conta low society? Sì, assolutamente. È anche un crimine poi. Beh, hai voglia 8. Allora lo butti giù e sei ancora sveglio, diciamo. Stavolta vinco io. Anche se ti sembra di essere completamente separato dal tuo corpo. Cioè tu ti vedi da fuori bere il quarto bicchiere. È un'esperienza più che mistica, perché non c'è mai stata una volta in cui eri così ubriaco da vederti da fuori. Vedere il mondo che girava intorno a te sì, ma vedere te da fuori ubriaco, no, perché non capisci, non capisci. Io mi posso guardare le spalle in questo momento. Ah sì? Cioè sì, in che senso? Cioè nel senso sarebbe ottimo, dovrebbero darmi i soldati questa proiezione roba. Proiezione astrale? Io mi sto... No, nel senso che tipo io ti... E tu sei ubriaco? Io mi... Sì. Ma anche però, quando ti vedi da fuori? Cioè, è perché ti puoi guardare le spalle, quindi nessuno ti può sgattare alle spalle. Ma il tuo io che guarda le spalle è ubriaco o solo quello che sta bevendo? No, ma non sono ubriaco. Cioè, devi capire che non sono veramente ubriaco. Cioè, sarai ubriaco, forse lui è ubriaco, ma io che mi sto guardando sono sanissimo. Tu lo vedi ubriaco, quindi? Sì, lui lo guarda come più sta bevendo. Più ubriaco di te. Certo, io non sono ubriaco, guardami. Interessante, okay. Timothy lo vedi che è in botta completa e si sta guardando le mani fermo ed è al secondo bicchiere. Avremmo potuto darla al bambino, magari. E io intanto indico Almir, è lui. Ah, me l'hai anche già portato, ottimo. Ebbene sì. E si alza, si scrocchia un po' il collo. Quindi io, perfetto, ok. Quindi... Io schiocco le dita verso Almir. Faccio Almir. Delle scoperte interessanti. Bene, siamo d'accordo. Arriva questo Elfir che ti mette una mano sul polso. Buongiorno. No, non credo proprio. Prende delle manette. Sono in arresto. Sì, sedizione. Prima o poi capiterà. E per le nobili forze dell'ordine, i pip, urrà! I pip, urrà! Che sei in arresto, non tirare troppo la corda. Non mi sta pagando così bene. No, no, certo.
quello che decide lei, capo. A trascinarti fuori. Muoviti, non ho voglia di metterci più del tempo necessario. Beh, il tempo è relativo. Sì, ok, arrivo. E ti porta all'interno delle prigioni che sono proprio lì dietro. Bel posto. Le guardie che ci sono in questo momento all'interno delle prigioni lo guardano e dicono: ma sei già qua? Ma non eri andato a prendere... Sedizione. Ti tira uno schiaffo fortissimo col guanto di maglia. Un'altra parola e la tua colpa non sarà nemmeno più la sedizione. Faremo venire direttamente un becchino e sai che cosa vuol dire. Zitto e... aggiungendo con la testa. Adesso lo porto e poi vado a prendermi questa meritata pausa. Però devo fare anche il vostro lavoro perché voi non lo fate. Mentre mi trascino io faccio un cenno di saluto alle guardie. Che ti guardano male e sai che verranno a menarti se non sei abbastanza veloce a uscire. No, non lo so, perché non ho mai frequentato le prigioni in vita mia. Ah, io gli ho dato... Scusa, gliel'ho passato il foglietto mentre usciva, cazzo. Ad Almir, sì. Sì, ad Almir. Sì. C'è un 50% delle possibilità che sia il foglietto del ministro, in realtà. Però quello che ha scritto continuo lui... a tenerlo in tasca, quindi continuo a sbagliare. Allora, se fai lo stesso... Se fai pari o dispari, se fai uguale a me, è il biglietto sbagliato. Minchia, vabbè, sono cazzi suoi, ok. Uno. Ok, non lo saprete mai perché io adesso ritiro il danno. Ok. Beh, andiamo, io prendo il foglietto. C'è scritto 12.50. Ci sono altre guardie in giro al momento? O no. Sono solo lui? Scusate. Cosa vuol dire 12.50? È l'orario a cui io dimenticherò per sbaglio la porta aperta, ma non sarà il mio orario. Perfetto. Molto preso il break. Complimenti per la professionalità. E mentre fai il giro della prigione, l'alleato, fai vedere in giro mentre guardo. Non ti sembra di sentire nulla fino a che non passi. Lui ti sta facendo fare proprio il giro più lungo possibile, ovviamente. E diciamo che a un paio di corridoi da dove poi ti ha chiuso dentro hai sentito proprio una vibrazione. Mi servirà che io arrivi qui, ma ci penso io, grazie mille. Adesso questo lo farò un po' per piacere e un po' per dimostrare che non siete mio amico. Secondo prima... E ti tira un pugno nello stomaco, stupido drò, e chiude. Professionale. Mi accascio nella cella dicendo: professionista. Nella cella vedi che c'è un altro tizio che è rannicchiato in un angolo. Le celle non hanno né un letto, niente, c'è proprio solo della paglia. Mentre tu stai andando, che ore sono? Chiude la porta. C'è una finestra che dà fuori tipo le sbarre o qualcosa del genere? No, perché non c'è la luce del giorno. Posso provare a capire che ore erano quando mi ha portato dentro? Sì, no, più o meno un'idea ce l'hai. Erano sveglio. Erano circa le 7, 8 okay. Di sera. Quindi mi faccio un meccanismo mnemonico per provare nel frattempo a tenere il tempo. Con le gambe, con le mani. Sì. E c'è un'altra persona nella cella con te, ma vedi che era annicchiato in un angolo sotto la coperta. Olivar? No, mi picchiate anche tu, no, ti prego. No, sono appena stato picchiato. Sei pronto? Per cosa? Per uscire da qui. No, ci picchieranno di nuovo, io già lo so. No, ma mi io picchieranno. Io sono... È già la seconda volta che mi lasciano la cella aperta per vedere se scappo e mi picchiano. No, io sono qui per portarti fuori di qui. Un tuo caro amico ci ha chiesto di portarti fuori di qui perché devi continuare i tuoi studi. No, tu sei con loro, tu mi picchierai appena io esco da qua, lo so. Io sono una persona che pensa che l'istruzione è la cosa fondamentale di ogni cosa e sicuramente degli studi astrologici come i suoi possono aiutare a portare prestigio e grandezza a questa società. Fai una prova, dialettica. Fai una prova di compel con dialettica e anche accademia perché hai buttato dentro i suoi studi, quindi è qualche cosa di cerco video. Di convincere la cosa che lui di puntarla sugli studi è importantissimo che tu li continui perché sennò rimaniamo una città di merda. Sacro fuoco. 7. Sette è successo normale, no? Sette è successo con un po' di stress. E senti, è 8 e 9. 8 e 9, sì. Senti che il pugno che ti ha dato era
parecchio pesante. E... Blood. Fai tira un D3 di blood. Un D3? È sempre un D3. Adesso... è bello brutale. 2. Quindi adesso tiri. Quindi adesso tiri Fallout. Non devo fare 2-1. Esatto. No, devi fare 1. No, perché 2-1. Ah, 3. 10. 10. Niente, a parte un po' di dolore. Non vedremo mai il Fallout. No, purtroppo no. Il fallo fuori. Vaffanculo. Io ho anche bevuto la bottiglia. No, sì, sono importantissimi. Penso tu sai chi è il tuo amico che ti vuole fuori di qui. Però poi mi raccomando, non dovresti andare troppo in giro una volta arrivato alla società di astrologia. No. Io cambierò nome, io cambierò aspetto, io mi raserò. Io ma mi sempre la società di astrologia? Forse rasarti con la tua carnagione non conviene. Forse la barba? Siamo elfi, non abbiamo la barba. Ma una finta? Potresti spacciarti per umani? Come la lapidazione in Brian di Nazareth. Barbe finte. Esatto. Ci penserà Zag. Ok, comunque preparati, tra un paio d'ore la porta sarà aperta, ma non sarà un trucco. Noi ci spostiamo nel corridoio lì in fondo e potrebbe essere un po' stressante. Più di così? No, assolutamente no. Ok. Quindi mi raccomando, non ti preoccupare. C'è qualcuno là fuori che pensa per te, come è giusto che sia. Nessuno deve essere lasciato da solo. Ok. E tra l'altro poi cerco di parlare nelle due ore, voglio sapere che studia, informazioni su quello che studia, i dettagli più particolari e intelligenti dei suoi studi. Allora, lui è uno di quelli che ha studiato a fondo le fasi lunari e le fasi lunari in relazione anche a pianeti che non sono visibili all'occhio nudo. Interessantissimo. E la sua teoria è che gli elfi alti abbiano sottovalutato l'influenza che alcuni pianeti hanno sul nostro. Perché se l'occhio non li vede vuol dire che non sono rilevanti. Una volta fuori come da qui idro. Una volta che vi siete sistemato e riconoscibile, provate a sentire in un momento tranquillo Lady Charinda Glaurak. Lei potrebbe essere molto interessata ai vostri studi e anche la possibilità in caso è un'elfa, quindi... Sì, io non voglio però avere a che fare con gli elfi. No, quando vuoi tu, se vuoi, il nome è questo, te lo ricorderai, spero, a meno che la tua mente non venga strapazzata, ma lasciamo perdere. Rob, secondo me c'è la possibilità che lui possa recuperare stress, perché comunque ha scoperto una verità misteriosa, un'informazione nascosta. Misteriosa. È no? Giusto, io stavo aspettando per dire recupero lo stress che il tizio, coso, Slug, sì? Ci dicesse le informazioni della tipa, però in teoria... Lo puoi fare una volta in più se caso. Esatto, cioè, sì. Dove sei? Grazie. Il che dimostra come questo gioco premi la buona interpretazione, fin tanto che giochi allineato col personaggio. Quindi vuol dire ne recupero 5. Sì. 1, 2, 3, 4 e 5. Prego Robè, siamo una squadra fortissima. Grazie, come sempre. La mancaria. Come sempre. Certo. Tieni, mangia. E a proposito di refresh, tu hai vinto di fronte a una folla, quella nel bar. Vero. L'altro è grande. Sarebbe è win a fight in realtà. Vabbè. È una fight. Non cavolo, però. Come no, questi due? Ah sì, giusto. Ah perché... Sì. Ah certo, refresh anche quelli. Esistono? Uno. Io non posso dire di aver fatto un patto a mio beneficio, quindi suco. Non ancora. L'ho fatto a beneficio di un bambino, il che mi sembra molto strano. Comunque io aspetto. Comunque passano le ore, l'ora dovrebbe essere quella giusta. Ma arriva qualcuno e apre la cella? O qualcuno che viene a trafficare che ci porta del cibo o qualcosa? Sì, o... torna il tizio di prima. Io mi metto in un angolo e faccio come stava facendo lui. Alla fine della prima ora torna il tizio che vi ha trascinato dentro, che era solo in pausa, non era andato a casa. Vi porta da mangiare e ti fa un occhiolino molto rapido. Andiamo fino a 30. E lui ti dice mancano ancora 50 minuti. Ah, ok. Lentissimo. Uno. Minuti dopo conterò a 30 in maniera non nucleidea. Ecco, aspetti ancora, non passa nessun altro. Ti sembra che l'orario sia quello giusto? Mi affaccio fuori dalla cella per vedere se c'è qualcuno in giro. E vedi, altre celle hanno qualcuno dentro che si fa i fatti suoi.
in fondo al corridoio, intravedi le guardie che però sono girate a farsi probabilmente una partita a carte. Non vedi la guardia che ti ha portato dentro. Ok, e io devo andare a destra o dove stanno le guardie? No, dall'altra parte. Dall'altra parte? Quanto è lontano in metri? Erano un paio di corridoi, saranno una ventina di metri. Ok, allora visto che io voglio far passare qualcun altro per stronzo, cioè, sei pronto? Sì, faccio salire sulla cella, apro la porta e corriamo. Ma certo. Verso quel posto. E mentre corro, chiudo la porta sbattendola. Ok. Mica male, giusto? Le guardie si alzano e corrono nella direzione del rumore, però. Io corro 20 metri, faccio pronto, e lo spingo dentro. Fai tu per lui il tiro. Lo tiro io, quanto tira sì. Lui? No, tiri tu. Io non tiro perché lui è un NPC. Vedi lo stress dell'NPC. Tira tu per ma lui. Ok, ma quanto c'ha di statistiche? Quanti dadi tira? Tiri proprio tu per... Tira tu. Ah, ok. Sì. Cos'è per passare lì, in teoria, per uno che non sono io? Resistere occulto. Resist, niente, quindi 2. 8. Mica male. Coraggio, già stava messo male. Noi certo. Intanto saremo tornati. Noi saremo su al New Haven. Eh sì. Al New Nuovo Paradiso. Sì, siamo tornati. Magari siamo appena sotto Nuovo Paradiso, eh. Eh sì, magari. Perché è un posto così bello, accogliente, piacevole. Oddio, per sto Nuovo Paradiso c'era il quartiere di Elfiato, ovviamente. Ce l'abbiamo fatta. Siamo al chiuso. Dove lui però potrebbe conoscere qualcuno che c'è Pleasure Domes of the High Elves. Ah beh, allora. Posso offrirti qualcosa? Io, oh mio Dio, siamo veramente fuori, siamo veramente dentro. Dove siamo? Questo è quella cosa, il Vermissian? Sì. Siamo veramente nel Vermissian, quindi qua dentro io ci vuoi proseguire qua i tuoi studi? No, qua dentro non ci sono stelle, non c'è nulla. No, però dovrebbe esserci qualcosa, forse ci qualcosa sta guardando, fuori. Non lo so, io possibile. Sono più contento, sicuramente. Convinto di nulla. Perfetto. Portami fuori, ti prego. Conosci la società di astrologia bene dentro? Sì. Perché sì, sì, sì. Io so che c'è una porta lì, ma è nel cortile dietro dove c'è il magazzino. Sì. Io so tutto. Io vuoi che ti accompagno? Ti lascio lì? No, va benissimo così. Hai già fatto più di quanto ti. No, vabbè, ti devo accompagnare lì, non puoi mica rimanere qui. E allora perché me lo chiedi? Fammi uscire. Ti no, ma se vuoi che venga con te. Ah. O vuoi cavartela da solo una volta lì? No, ce la faccio. Sicuro? Sì. Mi raccomando, ne non sono farti sicuro. Trovare. Sarò prontissimo. Perfetto. In gamba, eh? E ricordati, i tuoi studi sono importanti per tutti. Sì, Charindra. Charindra Glaurak. Dille che... Me lo ricordavo. Almir garantisce per te. Grazie. Beh, no, si attacca alla veste, grazie. Ringrazia il tuo amico. Lag è merito suo. Ringrazierò anche lui. Altrimenti non sapevo neanche della tua esistenza. Grazie lo stesso. E gli apro la porta e lo accompagno fuori, poi io rientro e voglio riuscire dall'altra porta, la più vicina che non sia dentro la società di astronomia, per andare direttamente da Slack. Certo. Ok. Vado nella sala d'aspetto. Sì. Loro sono... Siamo nella sala d'aspetto. Già lì. Sì. Oh. Fantastico. Fatto? Se sei qua, suppongo di sì. Sì. Un professionista è il tuo amico. Ci è andato pesante. Professionista, realistico. Mi spiace. È lì. Ma sulla schiena ho un insetto. Toglimelo. Lo vedo. Ancora? Sono passate 3 ore e mezza e l'effetto te ne è avanzato ancora? Ho continuato a berla, per quello l'effetto. È finita? C'è ancora un bicchiere. Posso? Qualche no. Grazie. Te la sei meritata. Resto lì un po' a guardare in fissa. Beh, in caso sai che ce l'ho io. Se sì. Ti dovesse servire un giorno. No, complimenti comunque. Hai degli amici in tutti i posti. Capisco come tu abbia fatto a trovarmi ai tempi. Allora. Dopo un po' sì. Slug apre la porta e vedete che esce un po' più la cazzimma di come era prima. Certo. Perché stavolta ha dei lunghi guanti neri di pelle molto lucidi. Addosso sentite che ha un fortissimo
odore di cenere, ma proprio molto più di ma un cadavere. Non è coperto di sangue? No. Tipo la Bloodborne. No, perché il cadavere era lì da un po'. E c'è questo odore fortissimo di cenere, ma lui ha in mano una scatoletta di legno grossa, più o meno come questo portadadi, quindi mm-hmm. non molto grossa. Okay. E la porge verso Master Slug, tutto a posto. Che la prende? Appunto. Grazie. Anzi, già. Ho i miei metodi. La prendo. Deve essere un po' diverso, ma... Questa è materia sua, cosa dovremmo farcene di questo? Chiunque ingoi quella vi dirà le cose come se fosse la persona di cui quella era parte. Ah. Interessante, chissà come funziona. Preferisco fare una domanda stupida che non farne una intelligente. Questa intera o il contenuto di questa? Il contenuto. Io preferisco chiedere. Beh, altrimenti vista la forma sarebbe stata meglio un altro tipo di inserzione. È difficile parlare da quella parte. Beh, ma misticismo. Una volta... È una cosa temporanea o... Una sola volta funzionerà. È bello avere a che fare con dei professionisti. Io guardo Gael. Ci sono rischi per la persona? Vomito. Ah, beh, abituato. Vabbè, allora... Meno male che te l'hai avanzata un po'. Io ti ringrazio molto, è sempre bello fare affari con te. Aspetto la nostra prossima occasione. Certo. Ricordate che gli amici di Mastro Deli sono anche miei amici, se avete bisogno non esitate a contattarmi. È piacere, è piacevole rendersi utili. Sai cosa ti dico? Incredibilmente sì. Questa è cominciata come una grana, ma potrebbe diventare qualcosa di... molto incline a quello che io sto cercando di fare in questo posto. In più, anche Sir Gael ha imparato qualcosa. Vedendosi dall'esterno capisce esattamente com'è quando è ubriaco ora. Le mie spalle sono molto larghe. Guarda come sono possente. Vedi che le persone, l'istruzione è utile per tutti. Vediamo di imparare qualcosa anche noi, allora. Scendiamo in un posto... Sì, conosco un pub appena sotto. Perfetto. È strano. Scendiamo al pub, ti porgo la scatolina e ti dico, hai capito cosa sta per succedere? Il buco fumante. Bello. Perfetto. È metallo. Il buco fumante è gestito da un drow, ma praticamente la frequentazione principalmente sono degli alchimisti. Quindi provi le cose più strane, cioè quello che da noi sarebbe il cocktail molecolare, okay. Lì è quel posto lì. E il buco fumante è così netto perché una volta uno ha fatto un coso, l'ha toccato dentro per sbaglio prima di berlo, e per terra è rimasto un buco che fuma da 2 anni. 2 anni esce fumo da quel buco. Hai dato un'interpretazione molto lontana dal metallo del buco fumante. Quindi infatti sono molto contento di questa cosa. Apprezziamo veramente tanto, bravo, bravo. Sono una mente allora. Semplice. Il mio vizio ne avremo bisogno di più a Fumble di queste cose. È sprecato per side. È sprecato per side quest. Oh, che bello. Bene, io ti guardo, ti porgo la scatolina. Sergei, room per buttare giù qualcosa. Room, ok. Di alghe però, Posso, se posso consigliarti, ho un ottimo nuovo room agricolo che viene da fuori dalla spira e pensa lo fanno addirittura con la canna da zucchero. Sempre queste cose strane qua dentro. Vai l'importante è che picchi. Vai te lo versa, è bello scuro marrone proprio. Canna da zucchero, madonna. Beh, ha un sacco di proprietà interessanti. Sì, signora splendente, aiutami, va. Apro il cosa c'è dentro lo scatolino? Cenere, no. No, c'è una lingua. Salsa verde, Serge! Di alghe, ovviamente. Arriva. Non è di alghe, però. No, questa la fanno con delle piante strane verdi sì, che si trovano nei territori umani. No. No, in realtà, esce dappertutto. In realtà questa è fatta con il muschio
delle vasche degli elfi alti. Wow. Oh. Quindi i piedi, in cui si lavano i piedi. Sì, chiaro. Fantastico. Spalmo, butto giù la lingua e bevo il rum di canna da zucchero. E poi lo portiamo in un angolo del locale. Sì, esatto, ovviamente, sì, sì. Come... Allora, quando mandi giù la lingua, senti che la lingua ti si sta attaccando al fondo della gola, come se fosse attaccata insieme alla tua lingua e ti riempie proprio tieni la giù, gola. Tieni giù, anni di addestramento, tieni giù, anni, hai sicuramente preso di peggio. E senti che si è attaccata, non è attaccata... in maniera stabile, potrebbe staccarsi e soffocarti. E soffocarti. Il mio io che è fuori di me entra a guardarmi dentro nella bocca. E vedi che ci sono come delle piccole zampette di ragno che si stanno aggrappando all'interno della tua gola. Tieni dei gesti come per dire: qualcuno faccia qualcosa, muovetevi. Tieni, gli porgo un altro po' di rum. Butto giù anche quello, ma comincia a diventare. Chi ti ha portato quel bambino da accudire? Di chi era figlio? Apro la bocca. E il momento in cui tu apri la bocca, si stava già aprendo per i fatti suoi, e sentite il figlio di Lord Ewan. E la madre? La madre è una dro. È ancora viva la madre? No. È stata la prima a morire. Quando è morta? Appena prima che il figlio di Ewan mi portasse l'uovo. Il figlio di Ewan. Ok. Il figlio l'ha fatto di nascosto dal padre? Ovvio. Lord Ewan pensa che questo bambino non sia morto o per quello che lo stanno cercando? Lord Ewan non vuole far sapere che i figli tra Elfir e Dro possono esistere. Usti. Faccio una domanda al Master. E intanto ti chiedo a lei se è riuscita a lasciare delle prove della tua storia. Oltre al bambino. Il bambino dovrebbe essere una prova sufficiente. 10. E il figlio di Lord Ewan è ancora vivo. 10. La domanda che farò al Master è: che ore sono? Stavolta ti rispondo anche in maniera chiara. Due secondi avanti che devo riformularla in mente per prendere certo. Un secondo mentre seguivo voi. No, è troppo contento del 10. Troppo contento del 10. 10! Non so che cosa, ma 10! È quasi la posterina. Ecco, scusa, ce l'ho. Dove posso trovare prove che Lord Ewan abbia fatto quell'affermazione e stia mandando le guardie per quella cosa? Per cercare il bambino, perché non vuole che si sappia che Elfi e Dro possono figliare. Quindi che può essere o la prova che lui lo sta nascondendo o una prova di qualcuno che ha scritto: oh, ho appena analizzato, sì, Elfi e Dro possono figliare. No, quello che sai è che oltretutto è corroborato da quello che sapeva anche il deliziante, è che il fatto che lui sia stato il promotore della legge ha sicuramente è sicuramente dovuto a questo. E gli Elfir continueranno a negare probabilmente. Ok, ma dove posso trovare le prove di questa cosa? Le prove però sono sicuramente nella cassaforte di Lord Ewan. Sì, praticamente sì. Per me non è
In teoria posso sapere anche la sua combinazione, quindi... La combinazione è 1, 2, 3, 4, 5. No, però a ritroso... Però non è l'idea. Incredibile, no, però, io posso chiedere al Master qual è la combinazione della cassaforte di Lord Ewan e lui mi dice dov'è. È nello studio di Lord Ewan. Come faccio a entrare nello studio di Lord Ewan? Dopo un anno esatto. Potrei riuscire ad arrivare alla cassaforte tranquillamente a una cosa tipo Edge of Tomorrow, tipo che entro, mi giro da una parte mentre passa il tizio perché so già che sì, passa, esatto. Entro nella porta, aspetto 5 secondi, esco e c'è la tata che stava uscendo. Me la immagino più tipo la speedrun dei videogiochi in cui sai esattamente dove muoverti in quel momento. Ah sì, che corri, vai, apri la cassaforte, la prendi e poi entri nella cassaforte e sparisci nel Vermizian. Vabbè, io però mi segno queste cose. Beh. Mi rendo partecipi. Io vomito una lingua per terra. Tu fai adesso un quindi resist, prima di fermare queste domande e basta. Sarà più occulto, quindi non c'entra un cazzo. No, beh, cioè nel senso dobbiamo dirlo a lei. Le informazioni ce le abbiamo, però. Ok, riesci ancora a tenerla giù la vecchia. Giù. Dobbiamo dirlo alla vecchia. Ma poi che interesse potrebbe avere Selith nel conoscere il nel conoscere la il nome del padre e della madre del bambino? Colei che non vede è figlia della nostra signora. Il ministero è sempre interessato. Beh, per i tuoi scopi è ottimo. Esatto. Quindi non c'è nulla di male. scusa. Mannaggia. A me non interessa in realtà. Però. Appunto per quello te lo chiedo come favore personale. No, dico a me non interessa del business. Quindi se il bambino è al sicuro e noi siamo a posto. C'è qualche profezia che da grande questo bambino farà qualcosa e dovremmo essere pronti? No. Quindi basta, abbiamo finito. Sì. Riposa nelle vostre vite normali. Riposa in pace. E in quel momento. Informazioni segrete? Informazioni segrete, e in questo momento devo la lingua vedi che diventa in pochi istanti cenere. Ok. Alto! Dopo tutto sto casino, ho concluso un accordo che sia venuto a mio vantaggio. Ho un'arma, porca puttana, per tirarli giù. Io devo tirare resist per non star male? No. Ah, ok. No, posto. No, hai già tirato. Ah, prima. Ok, sì. 6. Yes! Io volevo vedere Fallout! Mi sono rimasti solo 2 di mente. Oh. Io sono a posto. Che qua mi conviene togliermi Silver rispetto a mente, perché mente ce n'ho altri 3. Mentre Silver, se vado fuori, già faccio il tiro di Fallout. Esatto, sì. Puoi ragionare così. Allora. Cioè, tu c'hai un'abilità sola praticamente. A 90, ma c'è un'abilità sola, ok. Che però è. Paga chiunque nella sfera, sì, e conosci tutti, quindi non posso non fare un cazzo. È bellissimo, cioè è il tipo di personaggi che mi piace giocare. Mi vengono proprio semplicissimi, sono bellissimi. Beh, allora ci rimane solo una cosa da fare. Gli do una pacca sulla schiena a lui che sta vomitando l'anima. Andare dalla signora. E poi magari mettere a tacere tutto il fatto che noi abbiamo fatto tutte queste domande. Così pare. Probabilmente quella... Ci dividiamo? Ma Lord Ewan è quello che avevi detto all'inizio. Il lobbista. Il lobbista. Eh sì, perfetto. Dividiamoci. Anzi, beh, un po'. Penso. Come preferisci, sicuramente tu sei la persona più indicata per mettere a tacere eventuali voci, se ho capito bene. Mm-hmm. Iniziamo ad andare a parlare con la vecchia. D'accordo. È ormai inizio tarda notte, anzi, ormai è tarda notte inoltrata perché è mezzanotte e 50 sei scappato. Quindi... Esatto. Adesso saranno almeno le 2 di notte. E ora che arrivate di nuovo alla cattedrale si fanno anche le 3. Certo. Non c'è un coprifuoco qui, no? No, nel ghetto, che gliene frega. La cattedrale adesso sapete dov'è, come parlare con lei. E di nuovo lo faccio. Quanto mi costa questa volta? 1. Perché okay. Già... Io invece, e mentre sai, arriviamo qui, e sa, voglio fare una domanda al Master. Eccola. 6. Mm. La domanda è, qual è il nome della madre? Perfetto, era esattamente quello che volevo sapere anch'io. Allora. O se mentre siamo in giro posso in qualche modo informarmi velocemente. Mi prendo stress, un dado da 3, 1. Un dado da 3 perché è una roba abbastanza media. 2. Anain, tira per il Fallout. No? Ah no, perché Sei appena guarito. Sì, ho lasciato. Anain è il nome della madre. Okay.
Lo sappiamo, lo sai solo tu. Come lo so? Lo sai, adesso per te è ovvio, una volta che ti hanno detto che il figlio di Lord Ewan è il padre del bambino, che... per forza, tutti ti hanno raccontato che... C'era una voce che era stata nascosta tempo fa negli archivi sotto chiave. Mm-hmm. È un posto particolare del Vermissian. Ah, ok. Non ti il nome di una tresca con un alto lord elfico. Beh, non ce ne sono molti. E questa voce è stata nascosta, per questo non c'è più la voce. E parlava di una donna che si chiamava Anain, che se non sbaglio è una delle drow che frequentano spesso in altri ambienti, ma forse questo lo puoi sapere meglio tu. Provo a capire se in effetti... Cioè, in realtà chiedendo solo conferma del mio nome. Certo. In realtà a te il nome Anain non dice assolutamente nulla. Perché ovviamente sono fuori da... Cioè, è negli archivi. Non... Beh... Giusto. Esatto. No, e quando me ne rendo conto gli faccio non mi è mai sembrato. Hai ragione, è giusto che tu non lo sappia, tutto funziona come deve funzionare. Esatto. Sono un po' le sopracciglia, dico, e faccio proprio l'espressione che stupido. E andiamo. Quando metti le monete senti gli artiglietti arachnoidi sbattere contro la grata e la voce della vecchia cieca dire: avete portato una risposta. Selith, abbiamo trovato una risposta. Ma prima di dartela voglio chiederti qualcosa, una cosa a titolo puramente personale, non dei miei compagni. Chiedi. Dopo lascio che c'è spazio se vuoi. No, assolutamente. Dopo che ti avremo dato questa risposta, avrei piacere di essere coinvolto nei prossimi passi della vostra organizzazione per abbattere uno per uno questi figli di puttana. Sì! A morte! Quando ero da solo. Ma adesso abbiamo un fronte comune che potremmo unire in favore dei diritti di noi maledetti. Il ministero ha sempre bisogno di nuovi occhi e nuove bocche. O se avesse bisogno anche di un passaggio. Conosco un po' di scorciatoie. E al ministero servono anche nuove gambe. Sì. Beh, quelle potrebbero servirmi, però... Gli diciamo il nome. Certo. I nomi. I nomi. La madre era una drow chiamata Anain e il padre... l'alto Lord Ewan, quindi si parla di un mezzo sangue. Bregolo Ewan. Il figlio... generato a caso. Il figlio di Lord Ewan, che mi rifiuto di chiamare Bregolo. Tra l'altro non abbiamo chiesto la domanda più... la prima domanda che si fa sempre quando si fa Speak with the Dead. La primissima domanda che si fa sempre, che magari qua non serviva... Ma sempre expected with the dead. Ovvero? Chi ti ha ucciso? Ah, sempre. Too late. Sì, ma lo so, però. Ci avevo pensato, eh. Poi però magari diceva 10 tizi sparandomi alle spalle. Esatto, però ho pensato, però guardi il corpo là. I sicari di Ewan. Però di solito è sempre là. Abbiamo tre domande. Allora, la prima, chi ti ha ucciso? E poi pensi alle altre. Al di là come di... Pushing Daisies. Esatto. Al di là di tutte le prove indiziarie che ci sono a supporto di questa teoria, la cosa più interessante è che il figlio stesso di Lord Ewan, forse per buon cuore, lo potremo scoprire in futuro. Beh, un ragazzo istruito sicuramente è stato quello. Probabile. È stato lui a portare il bambino alla nutrice. E quindi da lui possiamo avere una confessione... che non è tutto tranne che indiziaria. Oh, poi nella cassaforte si trovano delle prove se avete possibilità di accederci. Il ministero farà buon uso di queste informazioni e della vita del bambino. Se non dovesse trovare molte informazioni su Anei, non preoccupatevi, è normale. Non so chi sia questa Anei. Beh, è normale. Il ministero vi ringrazia lo stesso. È stato un piacere, tutti professionisti, mi piace molto questo. Per il ministero, e pip!
no, un momento aprono le porte. Guardi, le eco nella cattedrale. Sapete come contattarmi? Non senti più rumore, probabilmente se n'è già andata. Beh, signori, penso che sia il caso in questo momento di separarci. Non l'avrei detto all'inizio giornata, ma è stato un piacere. Maestro Trill, sempre un Mastro enorme piacere. Almir, mi raccomando, se dovessero sparire alcune delle donazioni che lasciate in giro per informazioni, sarò stato io perché ho bisogno di soldi. Io comincio a avere un po' sete. Se volete, Gael, se vi tengo da parte l'ultimo sorso. Ma passami tanto dal gallo in sella. Certamente, se dovessi trovare qualcos'altro perduto di chissà quando e chissà dove, so già chi è perfettamente indicato per provarla. Servono soldi? Oh no, beh, riprenderò il mio lavoro. Io ho continuato a fare da assistente per Shalendra. Comunque, nel caso, prendo la sacca di gioielli e di monete, gliela poso di fianco. Bastava chiedere. È sempre un piacere lavorare con dei professionisti. Beh, per qualsiasi cosa, buona vita e che la signora splendente possa sempre guidare i vostri passi, anche se io non ci credo. Entro nel muro usando backdoor. Entro nel muro e poi la farò nel muro e poi ti farò l'ultima scena alla fine di tutto. Post credit, esatto. Gael, io non sono un tipo da locande. Tu invece le conosci molto bene. Sì. Io ho bisogno di una bevuta e tu ci sono posti dove non hai abbastanza soldi per entrare. Indicami quello che... Guarda, andiamo al quartier d'argento, c'è sicuramente il violino dorato. Il violino dorato al quartier d'argento, guarda, è perfetto per te. Andiamo al violino dorato e usciamo. E mentre uscite dalla porta finisce... questa puntata di Spire The City Must Fall. Bella, grazie ragazzi. È sempre un piacere giocare con voi. Mi mancate un sacco, ma proprio un sacco. Io meno. Sì, ero tu. Vabbè, tu gioco forza in questo momento. Spira la città deve farlo. Spiegami autunno. I Fallout. Giusto. Allora, i Fallout sono le cose brutte, le conseguenze. E sono in genere legate a quello che hai appena fatto. Tipo ad esempio, io prima che ho preso in sangue due, tiravo, facevo due, fallivo, che succedeva? Allora, se fallivi era una roba minore perché era ancora il primo, non era ancora successo niente di grave. Ok, staccano. Sì. Sì, potresti trasformare due minori in uno maggiore. Perché praticamente in base a quanto stress totale hai... Perché tu potresti continuare a tirare alto, alto, alto finché non hai tipo 8 di stress. Chiaro. Poi fai basso di per forza, a un certo punto arrivi. Quindi io che ero sopra di 3 sarebbe stato ancora minore. Ok, tipo tiro? No, non tiri. Ah. Te lo dico io in base a quello che sta succedendo. Okay. Se ti hanno appena... ha senso quindi. Sì, ad esempio, se ti hanno appena dato una botta in testa probabilmente prendi stunned. Che hai preso un brutto colpo in testa. E meccanicamente cosa fa? Meccanicamente vuol dire che se qualcuno vuole allontanarsi da te, tu non riesci a inseguirlo perché sei troppo stordito per percorrere. Finché non riposi in gioco. Vanno a logica. Le minor dovrebbero durare tipo una situazione, cioè quella singola situazione. Le medium durano magari qualche giorno. Quelle severe potrebbero anche essere permanenti, tipo perdi un occhio o in severa c'è proprio muori. Sì, sì, no, ma poi ce ne sono di interessanti. E a quanti devi avere per tirare sul severo se non sono accumulati? Tipo 6-8-9 di, stress. Esatto. Anche al primo Fallout può venirti quello pesantissimo. Sì, sì, vuol dire che però se arrivi a 8-9 vuol dire che hai tirato sempre alto. Sì. Poi comunque hai visto che comunque si refrescia lo stress, è difficile arrivare a 8-9 senza. Però se ne guadagni anche un botto. Letale. Più fai, più rischi. E la cosa interessante è che sti Fallout a volte hanno delle connotazioni meccaniche interessanti. Cioè... Tipo morente, quello bello, secondo me, è scegli. Puoi fare qualche cosa di utile prima di morire, tirando con Mastery, perché è l'ultima cosa che farai nella tua vita per sempre. Oppure puoi cercare di aggrapparti alla vita e perdere qualche cosa di vitale nello scambio. Ok. Però non si rischia così che siano un po' al di fuori di quello che sta accadendo? Allora, dipende. Quelli gravi c'è il... sei morto, arriva un dio della morte, ti propone un patto, poi decidere di morire oppure... No, metti caso che io sculavo. Andavo tipo a 8 di stress. Sì. Mm-hmm. E poi nella domanda c'è una porta nella prigione?
facevo la prova per saperlo, fallivo e morivo. Beh, sì. No, in quel caso sarebbe stato un fallout su Mind. Però su tipo Blood. Impazzivo del tutto. Eh sì, perché sì. Magari invece che era quella domanda hai aperto la porta su Cthulhu. Esatto. Infatti uno di quelli... un po', mi sembra un po'... No, però vuol dire che fino lì sei arrivato... Vuol dire che la tua... Perché non fa differenziazione tra quello che stai cercando di fare... No, secondo me invece allora io penso che da un certo si accumula stress. Ecco, esatto, io penso che la cosa importante sia, e questo non è meccanicamente reso, però non è anche meccanicamente reso nei punti ferita di D&D che fino, chiaro, che, chiaro, fino chiaro, a quando chiaro, sei a uno, certo. Secondo me il bravo giocatore, anche se non ha fallout, interpreta lo stress crescente su una caratteristica. Ma secondo me stress dire, non so, cioè se hai 8 di mente, non hai un fallout, ma hai 8 di mind in, cioè hai 8 di stress in mind, dovresti giocarlo nervoso al limite della ma anche perché la... stress è una bellissima parola, perché tu pensa alla persona stressata che subisce, va al lavoro tutti i giorni e poi subisce, non si ricorda poi, dove è la cosa che potrebbe salvargli la vita, e poi qualcuno, ma non peraltro, magari qualcuno poi gli fa cadere il caffè che è una minchiata e lui gli mette una addosso, follia, okay. Esatto, 3-10 me... Però ad esempio uno dei fallout sul denaro è traditore. Hai venduto i tuoi alleati in cambio di qualche cosa per evitare una punizione o qualcos'altro, e quando arriva in gioco questo devi raccontare come in realtà tutto quello che hai fatto fino a quel momento era perché li avevi già venduti e li dovevi portare lì. Ok, no, ma mi piace il sistema, solo che secondo me ci sono un paio di cose che secondo me si vedono solo con certe di un certo tipo di esperienza. Sì, perché ad esempio se io me la voglio giocare molto meccanica, nel momento in cui ho 4 di stress io cerco di non fare neanche un tiro. È vero. Finché il master non mi obbliga, perché siamo in un combattimento, sto facendo una cosa, io sto in disparte, fino a smetto di giocare. Allora, l'idea, il manuale dice che tu puoi abbassarti lo stress non facendo niente. Tu dici, ok, boh, per la prossima settimana io sono nel mio rifugio, non faccio niente. Lo stress si abbassa, ma il gioco invoglia il master a dirti, ok, in questo caso però le guardie hanno trovato la veggente cieca, l'hanno ammazzata. Ok. E quindi poi no, ma io ho proprio la situazione, cioè. Se io avessi avuto 5 stress magari, cioè, per l'altra metà della sessione io stavo, mentre voi andavate a parlare con la gente, io stavo in disparte, così non dovevo fare alcun tiro. Allora, quella è anche l'alternativa che ti dicono, se vuoi fare una cosa più equilibrata, meno letale, bla bla bla, dividili, hai 8 stress in blood e 2 in mente, se fai 3 e hai tirato su mente non succede niente, hai fatto 3 ok, quella lì era per la modalità facile. Esatto. Sì, okay. Comunque no ma ci sta. Cioè il sistema è molto basic per quanto riguarda la meccanica di base. Quello che ha fatto veramente bene è tutto il lore che c'è di mezzo, sì. I piccoli poteri. Anche perché i poteri delle classi sono bellissimi. Anche perché quella cosa che ho appena detto io vale per qualsiasi altro tipo di gioco di ruolo. D&D c'è pochi punti ferita, sto lontano dal combattimento infatti. Tiro le frecce con l'arco lungo da 200 metri senza avvicinarmi mai, perché rischio. Tranne magari per Disney Not the Hand. Ah, ma lo scoprirete quando avremo fatto la beta, perché siamo vicini. Tanto quando l'avrete fatta verrete qua a giocare, quindi. Esatto. Necessariamente. E comunque scusa per dire solo cosa faceva l'ultima scena. Ah giusto. Post credit. Nel post credit si vede Almir in mezzo a una stanza dove ci sono, hai presente quella di Men in Black con gli armadietti? Sì. È una cosa del genere dove tutti gli armadietti hanno dei lucchetti. Tipo ne prende uno, lo apre, la prima cosa, e inizia a sbirrare dentro tutta questa storia. E la racconta dei tizi che sono andati in giro a cercare, a parlare, principalmente centrata su di noi. E poi si sente la voce che sta cercando di uscire e lui la spinge dentro, chiude e gira a caso il lucchetto. Gael è al pub che sta cercando di raccontare a qualcuno questa storia. Sono dimenticato, non lo so, vediamo. E poi guarda, tira i maglietti, da una pacca su uno. È bello lavorare con dei professionisti. Bene. Perché volevo usarlo, non l'ho mai usato, ho preso una cazzo di abilità. Chissà, peraltro. Io spero che vi sia piaciuta questa double shot di Spire, leggermente ispirata a Children of Men. Eccolo lì, bellissimo film. Children of Men, andate a vederlo, perché è vero, molto ben girato, molto crudo, con questi qua che inseguono, veramente crudo, veramente pesantino, sì. È uno dei molto più bei film di fantascienza secondo me degli anni scorsi. Non nasce più nessuno, esatto. Fino a che un giorno un tizio non scopre che c'è una incinta. Esatto, e quindi poi c'è l'inseguimento. Esatto. Sì, tutti i servizi segreti possibili e immaginabili. E non nasce più nessuno per sterilità, cioè nel senso, non nasce... Non si sa mai scelto di farlo beccare a me?
perché era più facile buttare qualcosa nel non lo sapete perché non gliel'avete chiesto. È vero. Ma adesso tu ce lo dici quando chiudiamo la trasmissione, che sennò ti spezziamo le ginocchia. Va bene, ok. A cena vi racconto. Ma magari andrà avanti. Magari fare un'altra a Natale o Halloween. No, siamo sopravvissuti, facciamo... quindi ci siamo tutti. Tra l'altro, il gruppo non è male. No, il gruppo è bello e abbiamo l'interesse di tirare. Cioè, nel senso, comunque abbiamo l'aggancio per. Perché in teoria tu giochi già come membro del ministero, quindi questo era il prologo. Ah, sì, di Spire tu giochi come membro del ministero. L'ambientazione di base è che tu giochi come. Figo, quindi abbiamo fatto il prequel. Esatto. La origin story. Esatto, l'origin story. Senza sapere che era una origin story. Yeah! Mission accomplished. Bravo, complimenti. Grazie. Bello, complimenti. Bello. Molto divertito. Signori, questo era Signble. Questa era... Era FuckQuest. Era l'epoca... l'epoca, sì. L'epoca di com'è quel Signble. Esatto. Che vede al tavolo Claudio Pustorino, Fabio Eroldi, Claudio Serena e Roberto De Luca. Non lo facciamo tipo da 6 anni. Ma sai, questo lo facciamo ancora. Bravo, perché siete giovani. Vi romperete puntate, le palle anche voi. Quante puntate. Soprattutto tutti si dimenticano che Claudio deve parlare per ultimo. Sì, esatto. Tutte le volte faccio il giro a Roberto De Luca e Fabio Eroldi. E io rimango sempre qua. Ah, perché ti ricordi quel manto? Quel manto che lo trollavamo? Il manto era bellissimo. Claudio Serena. Io dicevo Matteo Montovanelli e lui grippava tantissimo. Oh, che bello. Andate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, lasciate delle recensioni su iTunes, fate delle donazioni, dateci il vostro argento bastardi, come diceva qualcuno qualche anno fa. Esatto, e visto, che probabilmente state ascoltando questa puntata quando esce, poco questa dopo, la state ascoltando dopo Ferragosto, esatto. Quindi ormai buone vacanze. Ricordatevi, pensate che dovete tornare al lavoro. No, non è vero, perché io parto proprio più o meno in quel periodo, quindi allora, per chi si gode le vacanze, buon fine vacanze o buon inizio vacanze, o se ve le siete rimandate per dopo, bella per quando le farete. Godetevi le vacanze, o godetevi le vacanze che vi siete già goduti. Buona giornata! Ciao! Ciao! Signble!